Allora, pregherei tutti di sederci perché sono sprovvista di campanello oggi, quindi essendo sprovvista ve lo dico a voce, se possibile sedersi in modo che cominciamo la seduta di oggi che prevedo lunga. Allora, se per favore consiglieri vi sedete, possiamo iniziare... Allora, vorrei aprire la seduta lasciando subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Non ci sono. Allora, si può aprire la seduta perché ci sono 17 presenti più la presidente e ci sono 7 assenti. Ci sono 2 assenti giustificati che sono i consiglieri Gunnella e Principato. La seduta è quindi aperta. Prima di iniziare vorrei nominare gli scrutatori di oggi che saranno il consigliere Guido, la consigliera La Zazzera e il consigliere Ciancio. Scusate, prendo nota. Perfetto. A questo punto, iniziamo subito. Informo che ci sono... È vero, sì, 2 interrogazioni poste all'ordine dei lavori di oggi, ma ce ne sono anche altre due che sono state consegnate ieri a risposta immediata e da regolamento le interrogazioni a risposta immediata vanno discusse nel primo consiglio utile, quindi verranno discusse oggi. Sono tutte e 4 a firma PD. Voglio controllare gli interroganti perché posso vedere i 2 che sono Biondo e Stelitano e non sono presenti, quindi la posporrei dando l'opportunità che arrivino. Quindi le 2 a risposta immediata non le possiamo trattare subito perché gli interroganti non ci sono. Voi sapete che in realtà si dovrebbero poi rimandare al consiglio successivo, comunque diamogli lo stesso il tempo per arrivare, assolutamente non c'è problema. Iniziamo quindi invece con le altre 2 interrogazioni perché abbiamo qui quantomeno uno dei firmatari, il consigliere Ciancio, e quindi io partirei con l'interrogazione numero 48 a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Ciancio, avente ad oggetto avviso pubblico per la concessione e l'erogazione di un finanziamento ai comuni della Regione Lazio per il miglioramento dei nidi comunali, fondi destinati al 7° municipio di Roma. Quindi lascio il tempo per l'illustrazione al consigliere Ciancio. Grazie Presidente.
Saluto i consiglieri, l'assessore, la presidente del municipio. Questa interrogazione a firma della consigliera dei consiglieri PD pone in essere l'erogazione dei finanziamenti per i nidi comunali. Vado a leggere, presidente, giusto per avere una panoramica, era un po' diciamo datata, per cui vediamo cosa si potrà fare. Allora, premesso che con delibera di giunta regionale del 7 ottobre 2014, la numero 658, la Regione Lazio ha approvato il cosiddetto pacchetto famiglie 2014, misure a sostegno delle famiglie del Lazio, stanziando i fondi necessari al finanziamento di tale misura, distribuendo sui vari capitoli, tra cui quello destinato agli asili nido. E con successiva deliberazione 945 del 30 dicembre 2014, la Giunta regionale ha individuato l'IPAB, Opera Pia Asilo Savoia, quale soggetto attuatore per le attività previste nel pacchetto famiglia. Con determinazione dirigenziale numero 45 del 17 luglio 2015, l'IPAB Asilo Nido Savoia ha emanato un avviso pubblico per la concessione e l'erogazione di un finanziamento ai comuni della Regione Lazio per migliorarne il miglioramento, quindi, dei nidi comunali. La Giunta capitolina, con delibera 311 del 28 settembre 2015, ha autorizzato la partecipazione di Roma Capitale al suddetto avviso pubblico. Quindi, con determinazione numero 10 del 21 marzo 2016, il Consiglio d'amministrazione dell'IPAB ha provveduto a recepire la graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo, erogando per ogni nido capitolino un contributo di 4.900 euro, che non sono poco, pensando ai nidi che abbiamo sul territorio. Che i municipi dovevano, acquisita la proposta di spesa dei singoli servizi, inviare al Dipartimento la lista del materiale acquistabile distinta per ciascun nido ricadente nel territorio di ciascun municipio entro il 15 luglio 2016. Sulla base di ciò, ogni nido, le POSES, hanno dovuto individuare l'elenco del materiale da acquistare con questi 4.900 euro. Che nel nostro municipio sono presenti, come dicevo, 23 strutture nidi comunali per un ammontare di finanziamento pari a 112.700 euro. Che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con nota 19523 del 16 giugno 2016 indirizzata ai municipi, ricordava la possibilità di utilizzare questi fondi e ribadiva ai municipi di inviare al Dipartimento la lista del materiale acquistabile entro il 15 luglio 2016, che l'elenco delle richieste sono state effettivamente inviate dalle POSES al municipio nel luglio 2016, come previsto dall'avviso. Considerato inoltre che ad oggi non si ha alcuna notizia di questi fondi e non sembra che il municipio abbia provveduto all'impegno di spesa entro il termine previsto del 31 dicembre 2016, che solo a maggio 2017 il municipio avrebbe richiesto al Dipartimento la possibilità di recuperare questi fondi senza successo, che una somma del genere pari a quasi 113.000 euro non si vedeva da anni e avrebbe permesso a moltissimi nidi del nostro territorio di aggiornare il materiale didattico, migliorando la qualità del servizio per i bambini e per le famiglie. Si interroga quindi anche tardivamente il presidente del municipio e l'assessore competente al fine di sapere per quale motivo questi fondi risultano ad oggi persi, provocando un danno immenso ai nidi comunali del municipio settimo. Per quale motivo il municipio non ha proceduto all'impegno di spesa nei tempi previsti? Per quale motivo nessun asilo nido né le POSIS hanno ricevuto comunicazione circa lo stanziamento e la perdita di tali fondi? E in ultimo, se questa amministrazione è disponibile ad assumersi la responsabilità di avere perso una somma così consistente e importante, inserendo, ma oramai siamo addirittura d'arrivo, la stessa somma nel prossimo bilancio al fine di assicurare alle strutture del municipio la possibilità di acquistare il materiale didattico necessario a migliorare la qualità del servizio. Ho letto
un'interrogazione protocollata il 3 novembre 2017, è ovvio che abbiamo discusso il bilancio qualche dopo, ma ciò non toglie che è gradita, come dire, l'interrogazione da parte del Presidente o dell'assessore competente. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, il problema che ha poi provocato il non impegno dei fondi è stato che il 16 giugno il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, 16 giugno 2016, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha affidato alle direzioni socio-educative il compito di coordinare gli elenchi che dovevano pervenire dai nidi con il materiale e da consegnare entro il 15 luglio, cosa fatta dal municipio nei tempi regolari. Premettiamo che questa amministrazione si è insediata il 21 giugno 2016, quindi non dopo l'invio della lettera. All'epoca la dirigente UOSEX era dottoressa Giannoni, che ha inviato il tutto regolarmente entro il 15 luglio. Dopo un po', il 24 ottobre sempre 2016, il Dipartimento rimanda ai municipi per l'impegno spese in quanto loro non riuscivano a farlo come Dipartimento, con una nota che era indirizzata solo ed esclusivamente al direttore della direzione socio-educativa, quindi non era né indirizzata all'assessorato né indirizzata alla Presidente. In quello stesso periodo la dirigente Giannoni viene sostituita dalla Pelosi, alla quale nessuno nel passaggio delle consegne fa presente che c'era questa cosa in itinere. Ha richiesto successivamente alla Giannoni il perché, con una mail risponde dicendo che era stata dato mandato all'ufficio tecnico di questo municipio per procedere all'attuazione dell'impegno fondi, perché parte poteva essere utilizzato anche le piccole manutenzioni. Fermo resta, quindi non l'ha fatto alla fine né l'ufficio tecnico né l'altro. Noi lo abbiamo saputo proprio dalle POSES a gennaio, quando già era scaduto la possibilità di fare l'impegno fondi, che era entro il 31-12, abbiamo provato ad attivarci in ogni modo con il dipartimento competente che si occupa di queste cose nella persona del dottor Zaccottelli, che ha detto che era impossibile, nonostante la proroga, avere nuovamente i fondi. Quindi c'è stata una mancanza amministrativa e non politica, visto che al 15 luglio era stato inviato tutto e le note successive erano solo tra gli uffici e nessun ufficio ha comunicato nulla. In ogni caso noi non solo abbiamo richiesto fondi nel prossimo bilancio, ma già ad oggi abbiamo aggiudicato due gare, una per 62.500 euro per materiale didattico e l'altra 42.500 euro per materiale di consumo da dedicare solo ai nidi, per un totale di 105.000 euro. Quindi 112 li abbiamo persi, ad oggi ne abbiamo dati 105 e nel prossimo bilancio sopperiremo. Inoltre abbiamo avuto notizia anche che la maggior parte dei municipi non sono riusciti a fare l'impegno spesa, solo 7 su 15 ci sono riusciti, e quindi il Dipartimento ha restituito all'IPAB le somme che forse in via informale ci ha comunicato le rimetterà a disposizione per la stessa cosa. La relazione dovrebbe rispondere il relatore. Guardi, lo controllo sul... Anche firmataria. No, mi scusi, me lo fa leggere? Che numero è? Interrogazione. Guarda, il comma 4 della pagina 87. Presidente, le chiediamo questa cortesia perché mi scuso per il ritardo, ma ero la prima firmataria di questa interrogazione. Ho capito. Cioè, se mi dite sempre di non aprire precedenti, io intanto leggo, poi decido cosa fare. Che, scusate, che... Nel comma 4 non parla della replica. Stiamo parlando della replica. Sì, chi? Il relatore. Allora, io vorrei far notare che dal regolamento è il relatore. Quindi
Vorrei far notare che già era stato spostato anche l'ordine delle interrogazioni, perché i relatori delle interrogazioni, i firmatari delle interrogazioni urgenti non erano presenti. Io sinceramente mi trovo un po' in imbarazzo. Gliela lascio, guardi, gliela lascio, per questa volta però si renda conto che non è una cosa da regolamento. Prego. Grazie, vi ringrazio molto per questa concessione, ma ci tenevo particolarmente perché, come sapete, è un tema che avremmo voluto discutere da tanto tempo, tant'è che, insomma, come ricordava il mio collega, sono passati ben più di 30 giorni come da regolamento, dato, insomma, che giustamente lo vogliamo rispettare. Io purtroppo non sono assolutamente soddisfatta di questa risposta e proverò a spiegare perché alla Presidente del Municipio, che ringrazio per essere venuta personalmente a rispondere. È vero, questa nota è stata mandata dal Dipartimento ai Municipi il 16 giugno 2016 ed effettivamente c'erano appena state le elezioni amministrative. Successivamente però abbiamo chiesto alle POSES del nostro municipio di fare questo elenco, perché, appunto, ricordavamo, si trattava di 4.900 euro per ciascun asilo nido del nostro municipio da utilizzare per materiale didattico. E le funzionarie si sono fatte in quattro in quel mese per riuscire a mandare gli elenchi in tempo al municipio, e noi il 15 luglio abbiamo trasferito questa nota. Però vorrei ricordare alla Presidente che, come siamo stati eletti noi a giugno 2016, sono stati eletti anche tutti i 15 municipi di Roma, e i municipi che sono nella nostra stessa situazione, ovvero che hanno completamente perso i fondi, cioè i fondi sono rientrati nelle economie del Comune di Roma, su 15 sono solamente 3, perché altri, no, non sono 7, perché ci sono diverse situazioni in atto rispetto a questo. Ci sono alcuni municipi che sono riusciti ad impegnare i fondi ma non a fare le gare, e comunque però non hanno perso i soldi. Ci sono dei municipi più virtuosi che sono anche riusciti a fare le gare, e ci sono solamente 3 municipi, tra cui il 7° municipio, che non sono riusciti a fare nulla e quindi hanno completamente perso questi soldi. E oltretutto, io vorrei solo aggiungere 2 cose. La prima cosa è che rispetto a nulla, ma in particolar modo rispetto ad una questione, ad un'opportunità come questa, perché si trattava di molti soldi rispetto a quelli a cui siamo abituati, si trattava di oltre 112.000 euro per gli asili nido di questo municipio, e perché, appunto, si tratta di bambini e di un settore che, come sappiamo, da anni è sacrificato in questa città. Il trasferimento delle informazioni, quando legittimamente si decide di cambiare un dirigente, non è colpa degli uffici, non è colpa del dipartimento, è colpa dell'assessore competente, che rispetto ad una questione del genere deve essere capace di difendere 112.000 euro per il nostro municipio. Allora, se parlavamo di pochi spicci, ve la facevamo anche passare, ma dato che oggi, grazie a voi, 112.000 euro non sono utilizzati per materiale didattico, che significa giochi, libri per i bambini di questo municipio, l'assessore competente doveva averla come prima, poi mi risponde Presidente, doveva averla come priorità principale, doveva legarsi nella stanza del dirigente dell'ufficio scolastico e eventualmente non parlare con il direttore. Allora, io intanto informo che da regolamento i minuti sono 3, okay, sono scaduti. Finisco. No, volevo informare anche di un'altra cosa. Nel regolamento si dice che bisogna dire se si è soddisfatti o meno. Sì. Ma non bisogna tirare fuori altre cose, altre accuse. Non mi stancherò mai di ripeterlo, tirare in ballo persone che non ci sono. Quindi la replica della Presidente è assolutamente concessa. Sì, certo che è concessa, ma posso finire solo un'ultima cosa? Sì, veloce. Grazie. Perché riesco a tempo. Ecco, e quindi che ci si venga a dire da mesi che ci siamo attivati presso i dirigenti competenti va benissimo, ma un assessore che ha a cuore e una giunta che ha a cuore un tema e un budget di risorse del genere si doveva legare
al telefono e alla stanza dell'assessore alla scuola del Comune di Roma, non doveva fare le telefonate ai dirigenti, perché questo lo fanno gli uffici con gli uffici competenti. Quindi questa cosa che continuate sempre a dare la colpa agli uffici e al Dipartimento ha stufato. Dopodiché ci fa piacere se sono stati stanziati degli altri soldi su questo, ma chiaramente questi 112.000 euro erano in più, e quindi oggi l'unica cosa di cui sono soddisfatta è che la Presidente del Municipio ha ammesso finalmente un grande fallimento. Grazie. Mio Dio, un grande fallimento addirittura. Consigliera, allora le faccio presente che l'assessore competente era informato dell'aver inviato la lettera il 15 luglio, quindi per noi era a posto, perché era il Dipartimento che avrebbe dovuto fare l'impegno. La nota successiva, arrivata esclusivamente al dirigente, non è stata messa al corrente nessuno. Noi l'abbiamo saputo dalle signore, difatti... Non è un dibattito, consigliera Biondo. Lo stiamo facendo, stia tranquilla. Allora, per quanto riguarda le POSES, che si sono talmente preoccupate di venirlo a raccontare al PD, invece di andare all'assessore competente in tempo utile per permetterci di impegnare i fondi entro il 31-12, hanno tranquillamente atteso la scadenza del tempo, sapendo che c'era stato anche il passaggio di dirigenza. Consigliera Biondo! E ce lo hanno comunicato a febbraio. In quel momento oramai non era più possibile. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo comunque trovato tra i soldi che potevano essere spostati e recuperati col bilancio 105.000 euro, che non sono quindi una perdita di 112 per quanto riguarda i servizi, ma 112 meno 105, perché se avessero avuto i 112, consigliera Biondo, se avessero avuto i 112 non avremmo dovuto reperire i 105. Scusi, lei si appella al regolamento, okay. Io però mi appello all'ordine. Concesse. Prima nota di richiamo alla consigliera Biondo. Benissimo. Interrogazione successiva. L'interrogazione successiva è l'interrogazione numero 52 a firma dei consiglieri Ciancio, Biondo, Vitrotti e Stelitano, avente ad oggetto incidenti ai pedoni per la grave pericolosità dell'incrocio di via Ceneda via Alba Longa. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie assessori presenti, grazie consiglieri per l'attenzione che cerchiamo di dare ai problemi del territorio. E magari ci mettiamo d'accordo prima sulla risposta, gradirei una risposta dalla... Non una replica, perché d'ora in poi mi attengo a quelli che sono i concetti del regolamento. C'è una interrogazione, c'è la risposta e c'è una piccola controrisposta dell'interrogante che dice le motivazioni per cui è contento o non è contento della risposta. Ma fare... Consigliere Ciancio, la prego di ricordare tutte le volte che mi è stato fatto notare ed è stato fatto parlare, quindi la prego, la prego. Io siccome ho appuntato chi ha iniziato questa situazione... Io sto dicendo che il regolamento lo lasci ad altri, lei va avanti nel suo intervento. Vado avanti. Bene. Grazie. Il regolamento è chiaro, ma se vengono nel motivo della risposta nominate altre persone, tirati fuori altri fatti, è normale che ci sia una replica. Se non vi piace, purtroppo così. Se andiamo, dai. Io non è che mi scelgo l'opposizione. Presidente, veramente, bene. Che stanchezza. Parliamo, consigliere Ciancio, può andare avanti. Parliamo dell'incrocio di via Ceneda, via Alba Longa, del quadrante a ridosso di Piazza Re di Roma. Premesso che in prossimità degli attraversamenti pedonali ed è sotto gli occhi di tutti, si stanno verificando, si continuano a verificare per i pedoni incidenti gravissimi. Ne ricordiamo, e non vorrei neppure ricordarlo per quanta emozione abbiamo e dispiacere abbiamo provato tutti in quest'aula, di quello che è successo a nord del nostro municipio, a ridosso di Porta Metronia. In particolare, le persone più esposte al continuo rischio sono sia gli alunni delle scuole medie di via Ceneda,
sia le persone anziane del quartiere, che di fatto sono vittime di ripetuti incidenti. L'ultimo grave incidente a un pedone si è verificato in prossimità del pericolosissimo incrocio di via Alba Longa, via Ceneda, il 23/11/2017, alle ore 18:30, dove un'anziana signora è stata investita da una delle vetture che possono contestualmente confluire su via Ceneda, strada che però è a un senso di marcia e peraltro è percorsa anche dalla linea del trasporto pubblico locale, la linea 87. Accertato che la totale assenza della segnaletica orizzontale da una parte e la contorta viabilità che attualmente si determina in prossimità di alcuni incroci sono una vera conseguenza della situazione di pericolo che si determinano continuamente nei vari incroci dove i cittadini continuano a rischiare la propria vita. L'attuale soluzione della viabilità di quartiere è stata fatta, e lo dico con dispiacere, si è determinata in prossimità di alcuni incroci, è vera conseguenza di una situazione di pericolo che si è determinata continuamente nei vari incroci dove i cittadini continuano a rischiare la propria vita. L'attuale soluzione della viabilità di quartiere... Tempo scaduto. Io ho capito che lei sta leggendo, ma si attenga al regolamento. Tempo scaduto, le do un minutino per chiudere. Se l'assessore competente ha valutato attraverso tutti gli uffici competenti se con l'attuale soluzione i problemi della sosta selvaggia si sono risolti via Alba Longa, si ha valutato che l'attuale inibizione del doppio senso di circolazione su via Alba Longa con gli obblighi di flussi veicolari diretti al quadrante Appio Latino e al plesso scolastico Mondovì e dell'istituto comprensivo di Ceneda a seguire percorsi alquanto contorti che determinano code e intasamenti in tutto il quadrante, in particolare in orario antimeridiano, sia al fine di trovare una giusta soluzione per l'intero quadrante abbia dato mandato al Dipartimento Mobilità o ad altri soggetti pubblici o privati o non profit per individuare una soluzione che pur salvaguardando il salvabile dell'ultimo intervento possa risolvere la parte centrale di via Alba Longa dove si incrociano con essa via Domodossola e via Ceneda, incroci in cui i pedoni continuano a rischiare e hanno provveduto inserendo segnaletica di cartone in questo periodo. Grazie. Sì, lascio la parola alla Presidente Lozzi. Vorrei ricordare al consigliere Ciancio che l'attuale sistemazione di via Alba Longa è stata oggetto di sperimentazione da parte della precedente amministrazione, quando quindi lei era maggioranza e non opposizione. C'è stata sperimentazione nel 2014, la Polizia Locale, che è l'unico organismo che è titolato a dire se la sperimentazione ha funzionato o meno, ha dato l'ok e ha dato il via libera alla realizzazione. Non solo, siccome per i tre anni successivi l'amministrazione che aveva chiesto la sperimentazione non è arrivata a definitivo, noi entrati ci siamo semplicemente limitati a richiedere autorizzazione ad Agenzia Mobilità per poter effettuare sulla base del parere positivo della Polizia Locale la sistemazione definitiva. Per quanto riguarda l'attraversamento che lei mette in evidenza, cioè quello di via Ceneda non appena confluito vicino a dove confluisce via Alba Longa, è sicuramente stato accertato con sopralluoghi degli uffici che è in una posizione alquanto scomoda, quindi abbiamo mandato agli uffici tecnici di individuare tramite una progettazione una messa in sicurezza oppure magari lo spostamento leggermente più avanti così le macchine che entrano hanno tutta la possibilità di vedere l'attraversamento che sarà reso più visibile contestualmente. Per quanto riguarda la tortuosità dei percorsi, di solito il rallentare le macchine attraverso percorsi tortuosi non aggrava e non rende più pericoloso la viabilità per i pedoni, ma anzi la rende meno pericolosa perché rallenti il traffico. Abbiamo chiesto alla Polizia Locale dal 1 dicembre 2016 alla data odierna quanti incidenti ci fossero stati su quel pericolosissimo attraversamento e hanno detto uno. Nello stesso periodo c'erano stati 3 incidenti mortali sulla Tuscolana e 3 incidenti mortali sulla Nagnina. Quindi è sicuramente un attraversamento da attenzionare, abbiamo dato mandato agli uffici, ma esagerare anche con le dichiarazioni a volte distrae l'attenzione da problemi estremamente seri.
Io chiedo al pubblico di non battere le mani perché non è permesso, grazie. A consigliere Ciancio, i 3 minuti. Velocemente per dire che se vuole sentire i cittadini possiamo parlarne in commissione di se è vero uno o quanti sono vicino al fono dove fanno il doppiaggio, quanti incidenti ci sono stati. Noi abbiamo iniziato i lavori della commissione lavori pubblici proprio partendo dalla statistica degli incidenti che venivano sul nostro territorio. Le assicuro che questo della tortuosità che non determina incidenti in quel caso non è vero, perché stanno succedendo continuamente, precisamente su via Alba Longa, dei piccoli incidenti che addirittura magari non c'è l'intervento dei vigili urbani, perché poi del resto hanno ben altro da soccombere e quindi non stanno in quei piccoli incroci, però lì la mattina è una situazione incresciosa, la sera anche per scarsità di dell'illuminazione pubblica avviene che i pedoni rischiano. Ho chiesto comunque nell'interrogazione che oltre prima del progetto venga curata l'aspetto fondamentale, cioè la segnaletica orizzontale che è inesistente. Io ringrazio la Presidente per l'attenzione e per la conoscenza del problema, ma tutto è partito da un accanimento nel voler pensare che un intervento tampone solo in una zona di via Alba Longa potesse risolvere tutto. Non è così. La situazione in quel quadrante può essere migliorata se si fa un progetto complessivo, come ci siamo detti anche con lei, incontrando alcune associazioni non profit che erano disponibili a fare un planning partecipato che potesse accontentare cittadini, operatori e tutto il mondo che bisogna valorizzare intorno a quel quadrante, che secondo me è irriproducibile, però bisogna curare l'aspetto del decoro urbano e della sicurezza dei pedoni. Grazie. Passiamo alla successiva. Ci sono 2 interrogazioni a risposta immediata, la 54 e la 55. Allora, sono a firma dei consiglieri Biondo e Stelitano. Partiamo con la 54, che è in merito al piano foglie, mi sembra di capire, stradale. Sì, lascio la parola al relatore. Grazie Presidente. Sì, molto velocemente, sempre nell'ambito della sicurezza stradale, come sapete meglio di me, in questi giorni, in queste ultime settimane nel municipio si stanno verificando vari incidenti, soprattutto per quanto riguarda i motorini, a causa delle foglie che vediamo per le strade, che chiaramente diminuiscono la sicurezza stradale. E dato che ad oggi il Dipartimento del Comune di Roma ancora non ha proceduto a fare il piano foglie così come promesso, chiediamo, per quanto di nostra competenza municipale, all'assessore competente di sapere che cosa stiamo facendo almeno in questo territorio per rimuovere le foglie cadute dalla strada e evitare ulteriori incidenti, soprattutto in questi giorni di freddo. Grazie. Allora, intanto noi abbiamo subito mandato anche un elenco richiestoci all'assessorato competente delle strade più segnalate per criticità foglie. Dopodiché ieri abbiamo chiesto sempre al Dipartimento dell'assessorato competente, che ci ha mandato degli elenchi di interventi programmati per novembre, dicembre e gennaio, con le crocette rispettivamente ai giorni in cui sono stati fatti gli interventi e quelli previsti, quindi poi chiederò a Lello di farvi una copia per farvela avere. E nello specifico c'è un altro foglio degli interventi fatti e previsti dall'11-12 al 23-12 su tutte le strade con le foglie. Quindi noi ci siamo attivati e assolutamente sì, l'ho fatto per voi, ma le copie le farà. Quindi ci sono gli interventi sia fatti e quant'altro. È normale che in autunno, nel momento in cui cadono le foglie, magari intervenire una volta
settimana, una volta a 10 giorni, può ricreare il problema. Una cortesia sarebbe importante se voi mi faceste arrivare invece le segnalazioni di strade specifiche dove evidentemente le foglie cadute non sono quelle magari del, tra un passaggio e l'altro, ma quelle che stanno sì, da più tempo, in modo che sollecitiamo ulteriori interventi. Grazie. Sì, Biondo. Sì, grazie Presidente, sono soddisfatta della risposta di questo municipio e vi chiedo semplicemente di sollecitare il Dipartimento, perché chiaramente il piano foglie è una competenza del Comune e su questo credo, diciamo, che la pressione anche politica che viene dai municipi sulla base delle segnalazioni possa essere d'aiuto a tutti. Sì, l'ho visto. Passiamo alla successiva invece. Che è sempre a firma Biondo e Stelitano, sì, in merito alla chiusura Casa delle Donne Luce e Siesta. Sì, lascio la parola sempre alla consigliera Biondo. Sì, sì, grazie Presidente. L'interrogazione ha oggetto appunto la possibilità di chiusura della Casa Luce e Siesta, che è un centro antiviolenza del nostro municipio che da moltissimi anni svolge un lavoro importante di assistenza dal punto di vista sociale e culturale. E di questi ultimi giorni è la notizia che ATAC, nell'ambito del piano da presentare al Tribunale per il concordato preventivo, avrebbe deciso, tra i vari immobili da vendere, di vendere anche l'immobile che ad oggi ospita le attività della Casa della Donna di Luce e Siesta. E ecco, io non vorrei, diciamo, che la risposta fosse semplicemente che, appunto, dato che l'immobile è di ATAC, noi non abbiamo nessuna competenza, perché c'è una questione politica e culturale fondamentale rispetto alla capacità di questa amministrazione e della maggioranza di difendere un luogo che spero, diciamo, condividiate con noi, è non solo importante ma vitale per l'attività che svolge nel nostro municipio. E quindi vi vogliamo chiedere effettivamente che cosa si è fatto e che cosa si intende fare per scongiurare in assoluto la chiusura di questa casa. Grazie. Allora, confermo che l'attività svolta da Luce e Siesta è assolutamente un'attività importantissima per questo territorio. Loro circa 10 anni fa hanno preso, senza avere, insomma, un canone o quant'altro, un contratto, quella location di ATAC che era comunque abbandonata, l'hanno riqualificata e reso un servizio alla comunità estremamente importante. Ed è per questo che nel momento in cui ATAC è venuto a farmi presente che probabilmente uno di quelli tra gli immobili che entreranno nel concordato immediatamente vendibili c'era anche quello, ho cercato di attivarmi subito incontrando le persone che gestiscono proprio Luce e Siesta e abbiamo chiesto subito un incontro sia all'assessorato che alle presidenti di commissioni, sia patrimonio sia politiche sociali, tramite io direttamente scusate che mi scherzo. Allora, io telefonicamente e poi sollecitando, non morirò, so troppe interrogazioni, e poi anche sollecitando a seguito di una loro richiesta diretta fatta sia all'assessorato che alla presidenza, ho scritto una mail dicendo di incontrarci il prima possibile, possibilmente entro fine anno. Nel frattempo, come ho detto, sia ad ATAC sia all'associazione che gestisce Luce e Siesta, ho detto che io ho dato anche il via a fare una ricognizione sul territorio per vedere se ci sono degli immobili che comunque sia possano magari accogliere il servizio nel caso in cui per qualsiasi motivo non si dovesse riuscire a salvare. Mi sono resa disponibile all'incontro anche al tavolo con la Regione, visto che loro hanno parlato anche con la Regione, disponibile a sedersi a un tavolo col Comune. Io come municipio sto cercando di mettere a tavolino gli organi che poi possano decidere, facendo presente l'importanza del servizio e nel frattempo cercando in prima persona di attivarmi, trovare altri spazi per poter sempre in questo territorio comunque salvaguardare un servizio del genere.
vi posso tenere aggiornata appena ho risposto a questa nota. Nel caso in cui entro questa settimana non mi abbiano fissato l'appuntamento, provvederò a risollecitare sia l'assessorato competente che la presidenza della commissione competente capitolina. Grazie. Grazie Presidente, sono parzialmente soddisfatta perché aggiungo solo una cosa: noi siamo molto preoccupati non solo per questa situazione a cui teniamo molto come amministratori di questo municipio, ma per diverse situazioni che fanno attività sociale e culturale in questa città e che negli ultimi mesi stiamo vedendo piano piano chiudere o essere sfrattati come se fosse un'epidemia. Cerchiamo almeno in questo municipio di evitare questa pericolosa epidemia. C'è anche il caso, che non è all'ordine del giorno, della Casa delle Arti e dei Mestieri, che è un altro tema che poi dovremmo affrontare. Aggiungo solo una cosa per seguirla sul suo ragionamento. Vi ricordiamo che ad oggi ancora la commissione delle elette di questo municipio è vigente e può funzionare. Forse quello potrebbe essere un luogo in cui insieme troviamo delle soluzioni, invitiamo le parti in causa e facciamo anche delle cose concrete. Grazie. Bene, chiudiamo questa piccola parte dedicata alle interrogazioni e passiamo alla discussione del primo atto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta avente ad oggetto individuazione aree per la delocalizzazione e ricollocazione delle soste di commercio sulle aree pubbliche autorizzate in via Tuscolana nel tratto compreso tra Piazza di Cinecittà e la fermata metro Numidio Quadraro. Allora, io intanto vorrei informare tutti quanti i consiglieri che mi sono arrivate delle richieste da parte dei cittadini di intervenire in aula. Ho ritenuto necessario dar loro lo spazio che meritano. Perché? Perché spesso accade, come facciamo sempre col direttore, infatti ne abbiamo già parlato prima, che lasciamo lo spazio alla fine, ma troppo spesso capita che alla fine della seduta, purtroppo, come è successo nell'ultima seduta, il consiglio era vuoto e non c'era più nessuno, quindi non ci sembra corretto proprio per chi vuole partecipare, e vorremmo dare la giusta importanza e visibilità a chi lo chiede. Quindi per questo motivo io sempre in accordo col direttore e con l'ufficio consiglio abbiamo deciso di interrompere la seduta del Consiglio per lasciare la parola a chi l'ha richiesta, e dico che ad oggi mi sono arrivate due richieste, una da parte dei cittadini residenti in via Tito Labieno, che hanno mandato avanti una petizione popolare, ve ne parleranno loro, e poi di cittadini della Tuscolana. C'è una cittadina della Tuscolana che me lo ha chiesto già, lo ha chiesto a noi, è venuta e assolutamente non c'è nessun problema, così per equità diamo la parola ad entrambe le zone. Sì? Di far parlare il sindaco? Allora, il sindacato in genere ha altri luoghi. Guardi, allora io glielo dico subito. No, glielo dico subito. Per quanto riguarda i sindacati e i commercianti, sono stati già auditi in commissione capitolina, e non credo solo una volta. Mi scusi, mi lascia parlare. Sono stati auditi in commissione capitolina e gli sono stati dedicati due incontri specifici nel settimo municipio, quindi hanno avuto tutto lo spazio per poter parlare. Se permettete, io preferirei far parlare i cittadini che oggi ce l'hanno chiesto, perché le categorie sono già state ascoltate. Se c'è bisogno, io ripeto, sarà un consiglio lungo, ci sono molti atti da discutere, vediamo adesso l'eventualità, ne parlo anche con il direttore. Quindi intanto vorrei dire che delle due parti che mi hanno chiesto la parola, io ho pensato di lasciare la parola, se è possibile, 5 minuti ciascuno. Perché 5 minuti? Perché la seduta di oggi è prevista essere lunghissima,
e per questo motivo vorremmo, diciamo, interventi, io penso che, ditemi voi, penso che ce la può fare anche in 5 minuti di intervento a spiegare le proprie ragioni. Presidente, chiediamo una riunione di capigruppo per capire questa questione, perché effettivamente se facciamo parlare due persone da una parte significa che poi stiamo penalizzando altre due. No, io ho detto che faccio parlare una. Sì, finì. Scusate, ma uno e uno che vuol dire? Scusate, non riesco a capire sta storia uno e uno. Che vuol dire uno e uno? Cioè, se te... A me così mi hanno chiesto, non è che mi ha chiesto un altro qualcuno. Sì, ma sto... posso finire un attimo? Se facciamo la riunione di capigruppo, sì, ci capiamo meglio, perché siamo in 4 persone, se no io dico una cosa, allora, non rispondo, sì, aspetti, finisco. Sì. Semplicemente perché non riesco a capire che significa uno e uno, uno e uno. Se 3 persone... Oh, fate finire di parlare cortesemente. Sì, infatti, io direi che fatela persone, parlare, che è il caso. Se 3 persone chiedono di parlare e sono, sì, tutti e 3, mi scusi, coinvolti, e tutti e 3, però, le faccio un esempio, gli operatori, noi concretamente non li abbiamo mai ascoltati nelle commissioni dove dovevamo ascoltarli, giusto? Quindi effettivamente parlare davanti a tutti sarebbe opportuno. Per capire meglio se lo vogliamo fare o meno, facciamo una conferenza dei capigruppo. Allora, non c'è bisogno di una conferenza dei capigruppo, non ce n'è proprio bisogno. Io non avevo ricevuto richieste per questo motivo. Che vuol dire? Mi scusi, se lei deve parlare con l'aula, parli con i capigruppo e decidiamo insieme la gestione dell'aula. Non è un dibattito. 5 minuti, vorrei la parola, anzi un minuto basta. Volevo dire, io ho parlato di quei due interventi perché, perdonami consigliere Toti, io non avevo proprio capito. Non c'è nessun problema a lasciar parlare più gruppi, proprio nessuno, nessunissimo. Quindi io non vedo... Ci scusi Presidente, avevamo capito il contrario. Senta, io lei vorrei che... lo possiamo cacciare il signore, perché io non è possibile... Allora, io sospendo un attimo, perché sospendo. Ma lei si rende conto che non può parlare qui in consiglio? Ma si rende conto? Le sto dando la parola, non può prenderla quando... Ma senta, lei non è qui dentro per offendere nessuno, stiamo tutti... Io credo che l'osteria qui dentro debba cambiarla qualcun altro. Stiamo dando la parola a tutti, più di questo non si può fare. Poi chi vuole recarsi in altre osterie ci vada. Ma qualcuno lo calma questo signore, perché non riusciremo a fare il consiglio in questo modo. No, per favore calmatelo. Calmatelo, perché io voglio riprendere la seduta e sia chiaro che durante la seduta non è permesso a nessun cittadino di parlare. Allora, io in maniera molto tranquilla vorrei cedere la parola a coloro che la chiederanno. Chiedo solo una cosa, interventi non maleducati, perché non saranno accettati. Ma lei non può alzare la mano e pensa che parla, perché non è così che si fa un consiglio. Mi dispiace, prima si legga il regolamento e poi magari viene qui e alza la mano. In consiglio, ripeto, parlano solo i consiglieri. Devo interrompere il consiglio e darvi la parola. Mi fate fare, per favore, il mio lavoro con calma e ne usciamo fuori? Benissimo, stavo dicendo che voglio interrompere il consiglio e chiedere gentilmente a coloro che sono portatori della stessa idea di non ripetere interventi dello stesso tipo, perché altrimenti ci facciamo domani mattina. Se vogliamo fare domani mattina, poi decidiamo tutti insieme di fare domani mattina. Penso che sarete abbastanza adulti tutti quanti nei vari gruppi che rappresentate di nominare un rappresentante per ogni punto di vista, così ascoltiamo tutte le idee che ci sono. Va bene in questo modo, penso che sia una cosa abbastanza democratica. Trovatevi un rappresentante, perché quella di oggi è una seduta di consiglio municipale, non è un'assemblea pubblica. Quindi è vero che sospendiamo il consiglio, è vero che diamo la parola a tutti, ma chiediamo un po' di rigore, un po' di comportamento adulto, diciamo, e maturo. Se siete capaci di selezionare le persone che possono al meglio rappresentare i vostri interventi, noi siamo qui per ascoltarli. Tutto qui.
se siete capaci di fare questo, io direi che ascoltiamo per 5 minuti le persone, 5 minuti ogni rappresentante di punto di vista. Direi che è una buona proposta, voglio dire. Ricordo, il Consiglio non è tenuto a farlo, se lo facciamo è perché capiamo che è importante, va bene? Quindi sospendiamo il Consiglio, così lasciamo la parola a chi vuole parlare. Il Consiglio è sospeso. Io vorrei ricordare che quando il Consiglio è sospeso, coloro che verranno a fare gli interventi devono sapere che ci sono delle riprese video, e è già successo magari in altri casi che non venisse ricordato. Io vorrei invece che fosse chiaro ed evidente, perché dovete dare l'autorizzazione ad essere ripresi, perché non si può fare altrimenti. Quindi ogni volta che qualcuno di voi verrà e farà il suo intervento da questa parte, sappia che assolutamente sarà ripreso. Date il vostro consenso e non ci sarà problema. Sì, devono dare nome e cognome e dare il consenso. Chi sono i cittadini che vogliono parlare? Lei per nome e cognome per? Sì, allora, poi chi altro c'è? Perché vorrei capire, lei è? Balsamà Stefania parla per? Ah, ho capito. Lei? Tuscolana. Benissimo. Ce ne sono altri che intendono parlare? Sì, lei mi dica. Benissimo. Ce ne sono altri? No, sembra di no. Allora io vi chiedo, possibilmente, perché le segretarie non sono riuscite a prendere i nomi di tutti, se man mano che venite, Presidente, per il vostro intervento potete ripetere il vostro nome, ve lo chiedo perché non, da qui non si sente. Chiedo scusa, Presidente, ho visto un altro cittadino che forse voleva. Sì, ditemelo, parlare, perché io da qui non vedo tutto. Sì, lei per? Tuscolana, guardi, io se siete capaci di accorparvi, magari di parlarvi un attimo, se siete due cittadini della Tuscolana e siete della stessa idea, uno parla per tutti, cercate di capirlo in tempi brevi, tanto parleranno gli altri. Allora, sì, cominciamo con il primo intervento, venga, venga. Adesso ce lo ridirà perché non l'hanno capito le segretarie, sì. Sì, io le chiedo la cortesia di ripetere nome e cognome. Può accedere anche, accendere il microfono in modo che le segretarie possano sentire, grazie. Okay. Sì, ha dato il consenso, ho già fatto? Sì. Ok, perfetto. Sì, mi chiamo Roberto Colasanti, sono un cittadino di... perfetto. Allora, io credo che innanzitutto ringrazio la Presidente che ha avuto la sensibilità di far parlare i cittadini. E, volevo dire che questa proposta di delibera di per sé è una proposta di delibera interessante, perché va a discutere un problema ormai molto grave che c'è sulla Tuscolana, quindi sicuramente lo spostamento dei banchi ambulanti sulla Tuscolana è una necessità per motivi di sicurezza, di viabilità e tante altre cose, quindi sicuramente è giusta la delibera nel senso della sua interpretazione, però c'è da dire che questi operatori commerciali vengono messi in un luogo non idoneo per riceverli. E innanzitutto credo che prima di fornire la delibera sarebbe stato opportuno sentire anche i cittadini residenti nel posto per avere un parere anche dei cittadini, perché i cittadini non sono dei sudditi, sono dei cittadini, pagano le tasse e tutto quanto, e hanno scoperto tramite un giornalino di quartiere che c'era questa delibera che andava a ricadere poi sulla loro vita quotidiana. E quindi diciamo questo discorso della partecipazione è un punto che è stato ignorato. E quindi io adesso brevemente cercherò di illustrare i problemi specifici
del posto. Allora, innanzitutto, nello spartitraffico di Viale Tito Labieno sono circa 60 posti auto e verrebbero, questi 60 posti auto verrebbero eliminati, andrebbero via. E quindi sono 60 macchine che si riverseranno in un quadrante, insomma, dove trovare il parcheggio è abbastanza complicato. Tanto più che noi sappiamo che la circonvallazione tuscolana, dove era stato fatto un parcheggio provvisorio, perché quello della circonvallazione tuscolana è un parcheggio provvisorio, laddove partisse poi davvero il piano regolatore, quei parcheggi probabilmente non sarebbero più disponibili. E quindi è un problema serio anche per quanto riguarda il parcheggio delle automobili. E questo crea sicuramente un primo problema non soltanto ai cittadini di Tito Labieno, ma tutto il quadrante che ricade fino a Viale Monia e vie limitrofe. Poi c'è anche da dire questo, che voi sicuramente conoscerete via Tito Labieno, che è una via, diciamo così, della movida, se si può dare questo termine, perché ci sono molti locali, molti bar, dei pub, pizzerie più o meno famose, e c'è una frequentazione molto ampia di persone giorno e notte, anche la notte, quindi schiamazzi, barboni, ci dormono due barboni nelle macchine, là sotto, di Viale Tito Labieno, dentro le macchine. E questa via è perennemente, le macchine sono perennemente in doppia e tripla fila, tant'è vero che se uno si ferma a 5 minuti, e penso che ognuno di voi lo possa fare, e sente che sicuramente sentirà i rumori dei clacson, di macchine in doppia fila, di gente che è incastrata, non può uscire. Al civico 16 di Viale Tito Labieno c'è un passo carrabile dove neanche i pedoni possono uscire, neanche le donne con le carrozzine, neanche i carrozzati, perché le macchine stanno addirittura sull'uscita pedonale del numero 16 di Viale Tito Labieno. È perennemente intasato da automobili. Il camion della nettezza urbana spesso non può ritirare i rifiuti, ma anche di notte, qui gli operatori anche della nettezza urbana spesso sono il clacson per richiamare gli avventori dei vari locali che stanno lì, che magari stanno tranquillamente a loro agio. E il bus spesso rimane incastrato perché dei maleducati, ma sono molti i maleducati, mettono in doppia fila, il bus rimane incastrato, quindi blocchiamo anche il trasporto pubblico. E ci si domanda, laddove vengono questi ulteriori 20 esercizi commerciali dentro il parcheggio, e dove lasciano i loro furgoni? E coloro che poi si accedono a questo mercato, dove parcheggiano la macchina? Cioè, se già stiamo alla doppia e tripla fila, andiamo a finire in una situazione di invivibilità. Quindi abbiamo una situazione di grande rumore, di grande invivibilità, e quindi noi, questo era il messaggio che avremmo voluto dare prima che questa delibera venisse in aula, per ricercare un posto alternativo. E poi così, per curiosità, avremmo voluto sapere come vengono disposti i banchi, se questi banchi hanno i gruppi elettrogeni alimentati a benzina che sono accesi 24 ore su 24 sul viale, se hanno un bagno. Le posso pubblico. Chiedere di stringere un pochino? Sì, queste, insomma, queste sono delle domande che noi come residenti ci facciamo. E quindi voi sapete benissimo che andare a localizzare questo commercio lì, e poi io credo che neanche gli operatori commerciali saranno molto d'accordo su quella localizzazione, perché è un po' decentrata, non è di passaggio, quindi probabilmente si rischia pure di affamare quegli operatori commerciali mettendoli in quel posto. Noi crediamo che possano essere trovate delle soluzioni alternative, per esempio anche lo spacchettamento di questi 20 banchi, così come è stato fatto un piccolo spacchettamento sul largo Giulio Capitolino. Si poteva fare per esempio lo spacchettamento anche sul Piazza dei Tribuni, al mercato di Piazza dei Tribuni, si sarebbe potuto distribuire il carico all'interno di tutto il territorio, oppure si potrebbero mettere davanti al municipio
Mi scusi, le chiedo veramente una cortesia perché vorrei far parlare tutti quelli che l'hanno chiesto. Però, ecco, lo so, ma sono già 7 minuti. Sì, no, siccome noi siamo i cittadini residenti. Ma lo capisco. Hanno questo problema. Cioè, guardi, lo capisco, ma sono intanto. I cittadini sono contrari. Così che si risolve. Io guardi, però, vorrei far parlare tutti quelli che hanno alzato la mano, che non sono poi pochi. Un minuto, okay. Adesso la ringrazio dell'ansia. E quindi io credo che si possa prendere in esame questa roba qui. Dopodiché, vabbè, ognuno poi giustamente voi volete approvare la delibera, fate tutto, sapendo che andate a rompere un già precario equilibrio che esiste in quella via, e quindi voglio dire, il precario equilibrio che si rompe può creare sicuramente delle situazioni spiacevoli, perché poi se si va a levare un problema sulla via Tuscolana non è detto che si debba poi trasferire il problema, poi diventa un problema di ordine pubblico, dei vigili, perché chiaramente quando una zona diventa poi invivibile, che la gente non può parcheggiare, clac sono dalla mattina alla sera, la mondezza che non sappiamo doveva finire, questo crea sicuramente poi delle tensioni sociali, quindi si romperebbe anche un equilibrio. Quindi questo è l'appello che noi facciamo a voi per quanto riguarda la vivibilità di questo quartiere. Vi ringrazio. Grazie a lei. Il prossimo, io avevo visto tante mani alzate, c'era quel signore che lei vuole. Venite, veramente il prossimo, avanti il prossimo. Se poi ci ripete nome, in modo che le segretarie possono. Sì, nome e zona, così capiamo. Riescono. Buonasera, Balsama Stefania, zona Lamaro. Scolana Lamaro. Balsama. Con S. Buonasera a tutti, ringrazio la Giunta e tutti quanti per aver concesso a noi cittadini di poter parlare. Allora, io sono anni che abito in questa zona e sono anni che vedo su via Tuscolana un degrado enorme. Finalmente vediamo una delibera che propone il riqualificamento di via Tuscolana, ossia togliere il degrado delle bancarelle. Non possiamo depenalizzare comunque le bancarelle perché comunque sono operatori, quindi vogliamo concedere a loro la possibilità di lavorare, parlo per i regolari, la possibilità di lavorare regolarmente. Delocalizzarli in un'area, secondo me è più facile gestirli e controllarli anche per il degrado, quindi l'immondizia che lasciano, perché via Tuscolana la sera è inguardabile. Tra una bancarella e l'altra dei regolari si vanno a inserire quotidianamente gli irregolari, e che dall'esterno è difficile vederli, a meno che mettiamo pattuglie continuamente lungo i marciapiedi. Quindi io trovo sacrificare 20 posti per poter poi avere una nostra piccola via del corso, via Tuscolana, perché il problema, dici, chi va a fare gli acquisti dove mette la macchina? Chi va via del corso dove la mette la macchina? Chi viene a via Tuscolana farà la stessa identica cosa. Tutto sta al volere nostro, vogliamo una bella città, un bel quartiere, e io da cittadina ringrazio finalmente questa giunta di aver avuto il coraggio di farlo. Grazie. Grazie a lei. Il prossimo? Sì, certo, venga. Allora, sono un cittadino di via Tuscolana, mi chiamo Gennaro Pizzonia. E passeggio giornalmente sulla via Tuscolana e non sono un commerciante, non ho quindi alcun interesse economico. L'unico mio interesse è quello di far ripristinare dalle autorità un po' di ordine e sicurezza e quindi tranquillità per i cittadini. E entrare nel pensiero di un cittadino significa comunicare con la cosiddetta pancia e descrivere la realtà in maniera oggettiva, senza venature partitiche o di movimenti. Ci si domanda perché i cittadini chiedono di liberare la via Tuscolana dagli ambulanti e dagli abusivi, e ce lo dobbiamo domandare?
Nei weekend quella strada diventa la via dell'illegalità. Si trova di tutto. Merce griffata, contraffatta. Si vedono bande di nigeriani, congolesi, che fanno le staffette per avvisarsi a vicenda dell'arrivo delle autorità competenti. Fuggono qua e là con i loro sacchi travolgendo chiunque si trova lungo la loro corsa. Quindi anche bambini. Per non parlare della monnezza, tra virgolette, rimane fuori dai cassonetti perché non è possibile introdurla, in quanto sono schierati lì davanti con i loro lenzuoli intenti a vendere qualsiasi cosa. Per non parlare degli ambulanti con licenza, si attaccano ai negozi lasciando un minimo spazio per il passaggio pedonale e soprattutto vendono senza emettere scontrini fiscali. Non tutti, scusate. Le luci. Guardate, non è un teatro, veramente, non siamo al bar, rispettate gli interventi e rispetteremo anche i vostri. Le luci che utilizzano. Ma riuscite ad essere un po'... Le luci che utilizzano tranquilli? Sono alimentate spesso da gruppetti elettrogeni, rumorosi e puzzolenti, ed in alcuni casi prolungano i loro... banchi. Scusate, io pretendo che per ognuno dei cittadini che parla ci sia. Senta, per favore, lei poi verrà e parlerà degli affari suoi. Mi scusi, quando verrà lei? Cercheremo di non intervenire, nessuno deve intervenire, quindi lasci parlare e poi le sarà concesso il momento di parlare. Veramente non voglio sentire interruzioni. In alcuni casi prolungano i loro banchi fino ad arrivare a chiudere la strada. Sono senza regole, anche se le regole ci sono. Tempo fa ho assistito alle acrobazie di un'ambulanza che non riusciva in alcun modo a far entrare la barella all'interno di un portone perché il banco ne ostacolava l'ingresso. Sabato scorso, recentemente, ho assistito ad un vero e proprio film western all'italiana, con le autorità che cercavano di contrastare il commercio abusivo fino al punto che per fuggire un nigeriano congolese è stato travolto da un'automobile. I cittadini pretendono che le regole vengano rispettate e che la sicurezza venga messa al primo posto e non all'ultimo. Se la strada verrà liberata sarà un grande segno di civiltà e tutti, secondo me, dovrebbero partecipare a questo proposito. Queste sono le vostre responsabilità. Siete stati scelti dai cittadini per fare queste cose. Allora rimbocchiamoci le maniche e vediamo di uscire da questo labirinto il più presto possibile, per il bene di tutti i cittadini. E per quanto riguarda i lavoratori, spero che questo non è un discorso contro chi lavora, ma un discorso proprio per favorire tutti. Non soltanto chi fa questo tipo di lavoro, perché è sempre un lavoro. Grazie. Allora, prossimo intervento, sì. Buonasera, mi chiamo Anna Maria Turnaturi e sono da anni attiva sul territorio, abito su Via Giuscolana da sempre. E questo problema delle bancarelle ce lo abbiamo sulle spalle da 30 anni. Vorrei fare una premessa che qui non siamo contro nessuno e mi sembra che certe dichiarazioni uscite ultimamente sui giornali invece tendano proprio a metterci l'uno contro l'altro, via Tuscolana contro via Tito Labieno, gli operatori e quant'altro, e questo secondo me è profondamente sbagliato. Allora, diciamo che qua non ce l'abbiamo con nessuno. Agli operatori dico solamente una cosa: io assisto da un anno e mezzo a tutte le commissioni e in particolare alla commissione al commercio, e sono venuti, hanno sfilato tanti personaggi, tutte le persone coinvolte in questa storia, operatori, vigili urbani, uffici tecnici e quant'altro, quindi ho seguito tutto l'iter e credo che sia stato fatto in maniera democratica e secondo me regolare. Ora, quello che voglio dire è che su via Tuscolana, e faccio una premessa per chi non lo sa, che allora i banchi devono essere 12 metri quadrati, che non possono appendere la merce,
che devono stare a 2 metri dal ciglio del negozio o del portone, che non possono occupare più della metà del marciapiede, che non possono occupare con i furgoni in doppia fila lo spazio dedicato al passaggio delle macchine e che non possono occupare sempre, si mettono a 50-70 centimetri dal marciapiede perché altrimenti non hanno lo spazio per avere il furgone alle spalle. E allora ditemi chi di voi su via Tuscolana, e qui mi rivolgo agli operatori, che purtroppo anche loro, non tutti, ma alcuni con la loro negligenza e con il loro non rispetto delle regole, hanno creato nei cittadini questa insofferenza, non vi sopportano più. Io stamattina, da ieri che ho fatto un giro sulla Tuscolana, non solo c'è gente che ha firmato per lo spostamento e sono tutti perfettamente d'accordo su questo, ma c'è gente che le bancarelle non le vuole più. Allora, qui non si vuole mandare a casa nessuno, mi faccia finire di parlare. Noi abbiamo subito per 30 anni, ok, la prepotenza di alcuni di voi, poi qui vedo alcuni di voi che io non vedo però, non vedo sul marciapiede, non vedo voi persone, voi avete il banco. Allora, non è un colloquio, signora... Turnaturi, lei continui tranquillamente, il prossimo che interrompe veramente, io allora, ditemi che dovete fare, che abbiamo maturità. Questo problema, mi meraviglio che il signor Colasanti, che è stato anche un consigliere del PD in questo municipio per tanti anni, quello che non ha mai fatto nulla, perché allora perché non ci avete pensato voi a farlo? E un'altra cosa, lei ha portato, cosa ha portato adesso in aula? Il problema è che abbiamo tutti noi, chi abita in via di Dolabiano, via Tuscolana, via Giulia Agricola, in tutte le vie di Roma. Noi che abitiamo su Via Tuscolana sono 30 anni che ci subiamo i gruppi elettrogeni, il traffico, i 20 posti. Quanti posti tolgono tutti i giorni i camion su Via Tuscolana? Lo sa che nel mezzo di Via Tuscolana mettono le sedie per non far parcheggiare le persone? Allora, 20 posti che si perdono, si riacquistano su Via Tuscolana, i vigili, allora lo sapete perfettamente... Basta! Ci vuole educazione, vuole educazione. Nessuno andate a litigare fuori di qui, per favore. Nessuno vi sta dicendo che non dovete lavorare. E invece credo, come ha detto prima, credo uno di voi che ha parlato prima di me, che stando tutti nello stesso posto, perché via di Dolabiano comunque ha il recinto dove andranno messe le bancarelle. Quindi... Vabbè, allora, io sto portando quello che mi dicono i cittadini però. Da anni. Mi piacerebbe che non venissero messi uno contro l'altro i cittadini. Una soluzione per il momento. E allora, alla fine vi devo dire... Sta! Va bene, allora, viviamo... La vostra scorrettezza è la vera dittatura. Non siete capaci di ascoltare gli altri che parlano. Allora, la vostra scorrettezza è incredibile. Ascoltate, visto che mi hanno dato del dittatore, sto cercando di far parlare tutti. Si riesce ad ascoltare le persone, poi chi vuole parlare parla. Allora, noi abbiamo accettato democraticamente le decisioni che sono state imposte. Gradirei che anche gli altri accettassero democraticamente quanto è stato deciso e basta. Grazie per averci dato la parola. Sì, chi altro? Presidente, il microfono. Sì, scusate, la persona che verrà a parlare esporrà quello che c'è da dire. Inutile disturbare, vorrei rispetto per chi parla, chiunque esso sia. Prenda, sì, le conviene un altro se questo non funziona. Nome e cognome, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono il dottor Baglioni Vittorio della CISL, Regione Lazio, ambulanti e giornalai e parlo in rappresentanza del settore distributivo su aree pubbliche. Ringrazio innanzitutto la presidenza di questa occasione che ci viene data nel corso del Consiglio Municipale, che è molto importante, anche perché dobbiamo fare delle dichiarazioni molto precise e serie a tutti i consiglieri. La nostra possibilità di interloquire con questo settimo municipio
La prima è stata data il 5 dicembre del 2017. Dal 5 dicembre ci troviamo oggi, a distanza neanche di 30 giorni, con una proposta di deliberazione pronta. Io personalmente il 5 dicembre sono stato ricevuto, tra l'altro neanche da una commissione politica, perché da un incontro informale da parte dell'assessore Accoto e della presidente di commissione Tripputi, su eventuali proposte che dovevamo avanzare per una, come posso dire, riqualificazione delle ubicazioni di via Tuscolana. La lettera che c'era stata inviata a novembre riguardava essenzialmente dei problemi specifici. Non mi piace di dilungarmi, vorrò essere brevissimo, e erano la sosta selvaggia, la sicurezza, il decoro e il disagio al transito pedonale, perché la pista ciclabile, dopo un nostro preciso esposto alla prefettura, alla questura, dove dimostravamo che la pista ciclabile, che era stato il primo pretesto per togliere le soste, si rivelava un fallimento perché si lasciava una corsia libera, una carreggiata libera di via Tuscolana inferiore ai 3 metri di transito. Quindi diciamo accantonata per il momento l'idea della pista ciclabile, rimanevano questi 4-5 argomenti. Noi il 5 dicembre, e l'abbiamo protocollato al municipio, abbiamo fatto una proposta di ottimizzazione dei posteggi in loco. Qui parliamo, sto sentendo di abusivismo, allora se via Tuscolana è un sito di abusivismo, non è colpa degli operatori regolari. In oltre 2,5 chilometri di strada, da Arco di Travertino a Sub Augusta, sono 2,3 chilometri, ci sono 20 postazioni da 4 metri, quindi stiamo veramente rasentando il ridicolo dicendo che noi siamo il degrado di via Tuscolana, il ridicolo. Allora, la proposta che noi abbiamo presentato, per favore, lo fate parlare. La proposta che noi abbiamo presentato è che purtroppo c'era stata sollecitata con la massima urgenza, noi il 5 ci siamo visti, il 6 l'abbiamo protocollata agli atti del municipio, prevedeva innanzitutto una riduzione della superficie dei posteggi, passando da 12 metri a 9 metri quadrati e non più quindi 3x3, con una occupazione della carreggiata in modo esaustivo, ma addirittura arretravamo la nostra occupazione a 1,5 metri di profondità. Prima cosa. La seconda cosa riguardava il discorso del decoro, della omogeneità delle strutture, e pertanto proponevamo un ombrellone tipo per tutti quanti di 4x3 punto per protezione della merci. Per quello che riguardava il transito, quindi la sosta selvaggia, avevamo proposto al municipio di individuare 20 stalli nello square centrale di via Tuscolana dove poter posizionare i nostri furgoni, come è stato fatto in altri municipi di Roma. Forse noi pensiamo che il settimo municipio sia una città a sé stante, ma va ad integrarsi con il resto della città. Noi parliamo queste rotazioni, adesso prendo il discorso sui 15 posteggi a rotazione, non è che stiamo parlando di 15 operatori ambulanti, perché le rotazioni, per chi non lo sa, sono posteggi che si alternano giorno per giorno e ci vanno a lavorare 1.300 famiglie romane. Non sono 15 fortunati che stanno tutti i giorni a via Tuscolana. In quei posteggi si alternano 1.300 operatori. Quindi se facciamo anche un discorso di occupazione, e qui mi rivolgo al Presidente e al Movimento 5 Stelle, che a livello nazionale sta facendo una battaglia per l'occupazione, per salvaguardare la piccola impresa, bene, allontanare queste postazioni, metterle in zone non economiche, significa di fatto lasciare l'unica offerta distributiva alla grande distribuzione, ai grandi centri commerciali e a coloro che non potranno offrire agli anziani, a chi se la passa male, il prodotto a basso prezzo. Vogliamo fare questa politica qui? Cioè allontanare l'offerta democratica per fare l'offerta di elite? È questo che vogliono anche i cittadini? Allora, io dico, valutiamo insieme la possibilità. Noi infatti il 6 dicembre avevamo anche chiesto, perché per il rispetto delle competenze sui provvedimenti, un sopralluogo congiunto da fare con il Dipartimento Sviluppo Economico, come era stato fatto negli anni. Queste soste qui non è che le abbiamo messe ieri o l'altro ieri, qui stavo sentendo che stavano facendo un appunto al consigliere del Partito Democratico,
ma prima del Partito Democratico, queste sono soste che sono state date quando momenti c'è stato, non dico il fascismo, perché ci stanno alcune rotazioni che in zone di Roma hanno il bollo pontificio da quanto tempo ci sono. Ma ci siamo svegliati adesso che ci sono le rotazioni su Via Tuscolana, scusate, Sono 100 anni, 50 anni alcune postazioni che ci sono su Via Tuscolana. Fate parlare. Noi vi porteremo le realtà fotografiche di alcune postazioni che sono vecchissime su questa via. Perché, lo fate parlare così conclude, perché, per favore. E concludo. Quindi, noi avevamo chiesto questo sopralluogo congiunto. Non ci è stata data neanche una risposta o sì o no. Un documento firmato da 6 organizzazioni sindacali importanti di Roma, CISL, UIL, UPVAD, ASCI Confimprese, gli operatori addirittura ci hanno dato la solidarietà, l'associazione della fiera di Piazza Navona, cioè parliamo di numeri rilevanti del commercio della Repubblica a Roma, che ha preso a cuore questo quadrante della città, perché è molto importante. Io sollecito questa amministrazione a valutare con molta calma il provvedimento, non accelerare i tempi, perché, come torna a ripetere, sono interessate 1500 famiglie romane. Grazie. Grazie a lei. Chi è il prossimo? Sì, venga. Ma veramente non... quante associazioni siete? Per par condicio 2-2. Assolutamente sì. Una, dai, la facciamo parlare, assolutamente, perché... voglio capire poi quanti altri interventi sono rimasti. Mi alzate la mano? Hanno parlato tutti? Quelli che dovevano parlare? Va bene. Allora, ascoltiamo il signore. Va bene, io giustamente... Buonasera a tutti. Nome? Paolucci Luca. Allora, ASCI Confimprese. È un rafforzativo che faccio adesso al mio collega, perché non è che mi sto mettendo da parte adesso l'aspetto tecnico dei dati che già sono stati snocciolati, le 1300 famiglie, le due vie che adesso si entreranno, come dire, in conflitto, no? Perché sembra che abbiamo partecipato palesemente a un conflitto di vie, di due abitanti, addirittura via Lamaro, che è dall'altra parte del quadrante, però essendo fruibile magari nel corso di via Tuscolana, allora perché non chiamiamo quelli di via Casinina, di quelli di via Prenestina, che tutto andiamo tutti, ma io sono cresciuto, nato ai bordi di periferia laddove il tram non vanno avanti più, questa è una cosa che ci ha fatto crescere. Allora, il degrado si può controllare tranquillamente, chiediamo fortemente l'intervento dell'autorità competente controllante, cioè i vigili urbani, perché se c'è un maleducato in classe non è che chiude tutta la scuola, che questo è il messaggio che passiamo. 20 posti di lavoro, 1300 famiglie che ci rotano giornalmente, annualmente sopra. Ora, nello scontro non ci vogliamo cadere nella vostra trappola di portarci allo scontro, perché è uno scontro a tre, via Tuscolana, via Lamaro, via Tito Labieno, insomma no. Processo partecipativo sì, sospendiamo sta benedetta decisione che non ci sta con la pistola alla testa, non c'è nessuno. Incominciamo un processo di riqualificazione mantenendo degli impegni e andiamo avanti, facciamo il Natale, facciamo l'Epifania, la portiamo un po' più avanti, accettiamo anche i consigli, perché è normale accettare i consigli della cittadinanza che vive la via Tuscolana, dicendo guarda, quell'ombrellino forse magari lo vorrei un metro indietro, lo accettiamo, ma non tagliare, troncare, se c'è un dito che fa male amputare tutto il braccio, cioè questo è il messaggio che praticamente, diciamo, non dovrebbe passare. Presidente, qua a decoro urbano noi partecipiamo, facciamo parte integrante di una storia distributiva che non va cancellata, va tutelata, facciamo parte di un tessuto commerciale che offre prodotti a basso costo, benché già ovviamente la via è commerciale, siamo la differenza a altre reti distributive. Quindi noi chiediamo di sospendere tranquillamente, in maniera pacifica, di non creare l'alternanza della guerra tra le vie, perché abbiamo sentito Labieno che dice noi già 60 posti su un viale, dove andiamo a parcheggiare, quanti altri problemi, la movida, ma che si innesca, la movida serale con il movimento che poi giustamente qualche operatore maleducato, perché io mi voglio prendere anche e assumere la responsabilità di un operatore maleducato, ma non dell'intera categoria, perché il marcio sta dappertutto, non voglio dire che sta in mezzo a voi o in mezzo a loro, purtroppo lo dobbiamo arginare, ma non per questo va amputato. Quindi chiedo di sospendere questa procedura, eventualmente di risederci
veramente intorno al tavolo e insieme di trovare una soluzione. Questa è una cosa normale. Grazie. Allora, io voglio solo verificare che non ci siano più persone che devono parlare. Non ci sono più persone, allora ve lo chiedo perché dobbiamo riaprire il Consiglio e voglio ricordare che durante il Consiglio non è permesso l'intervento dei cittadini, quindi riapriamo adesso la seduta e hanno diritto a parlare solamente le persone che sono sedute da questa parte. E non è dittatura, è un regolamento. Allora, allora riapriamo il Consiglio. Io vorrei aprire adesso la discussione perché abbiamo ascoltato tutti i cittadini, quello che avevano da dire, le varie rappresentanze e lascerei subito l'apertura alla discussione che ricordo può essere fatta da un relatore o da un dal presidente o da un assessore. Quindi chi vuole iniziare? Preferisce? Mettetevi d'accordo perché anche la presidente ha chiesto la parola. Per me è uguale. Allora, l'atto, la presentazione dell'atto. Avanti, l'illustrazione dell'atto. Grazie Presidente. Monica Lozzi, buonasera. Assessore Accodo, buonasera. Consiglieri, pubblico. Mi sono scritta una serie di passaggi proprio per essere più precisa. Questa proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente ad oggetto individuazione aree per la delocalizzazione e ricollocazione delle soste di commercio sulle aree pubbliche autorizzate in via Tuscolana nel tratto compreso tra Piazza di Cinecittà e la fermata Numidio Quadrato è stata discussa e votata dalla Commissione con parere favorevole. L'iter per l'individuazione delle aree è stato lungo e articolato. Il primo passo fatto da questa maggioranza si è concretizzato con un atto di indirizzo il 29 settembre 2016, con il quale si dava mandato alla Presidente e all'assessore di competenza di ricollocare i 20 posteggi 15 rotativi, 3 fissi e 2 cosiddette anomale, esistenti sulla via Tuscolana, in siti idonei da individuare per motivi di pubblico interesse. In seguito, mediante le commissioni del 3 ottobre 2016, 10 ottobre 2016 e 7 novembre 2016, si è proceduto ad individuare sul territorio zone idonee per accogliere gli operatori di commercio ambulante con l'ausilio degli uffici tecnici e la polizia locale, che ringrazio per la disponibilità e professionalità per il lavoro svolto, auditi durante le sedute. Con memoria di giunta del 10 ottobre 2016 si dà mandato agli uffici per selezionare alternativa per soluzione alternativa di localizzazione, indicando come siti idoni lo spartitraffico centrale di via Tito Labieno, compreso tra piazza di Cinecittà e via Quintilio Varo, e l'area di largo Giulio Capitolino, lato via Quinto Sartorio e lato via Elvidio Prisco. Dette proposte sono state presentate alle associazioni di categoria e agli operatori interessati in data 7/9/2017, per chi non ricorda, i quali hanno sollevato perplessità circa l'inadeguatezza delle aree individuate, ma senza peraltro prospettare aree alternative di maggiore interesse commerciale. Il percorso per la ricollocazione su nuovi siti procede in sede di conferenza dei servizi. In data 5 dicembre 2017 vengono nuovamente convocate le associazioni di categoria per ulteriore confronto al fine di definire congiuntamente il percorso di delocalizzazione delle postazioni fisse e a rotazione, senza però produrre alcuna alternativa se non quella di ottimizzazione di tali postazioni sulla via Tuscolana. Arriva in sede della Commissione Seconda con parere favorevole sia dalla direzione tecnica che dalla direzione unità organizzativa amministrativa. Il processo è stato seguito alla lettera, sono stati valutati tutte le varie possibilità. Nelle commissioni che ho citato
e credo che l'opposizione possa ricordare, abbiamo visto addirittura sulla cartina le eventuali piazze o vie che potevano essere interessate. Ma ahimè siamo andati a cozzare poi con i pareri dei vigili e degli uffici tecnici. La famosa piazza dei tribuni, come è stata citata prima, non era fattibile. Non era fattibile neanche viale Giulia Agricola, non erano fattibili altre vie che avevamo proposto, proprio perché il parere dei vigili e l'ufficio tecnico producevano appunto un parere negativo. Questo è stato tutto l'iter. Grazie. Allora, possiamo andare avanti. Presidente Lozzi, lei aveva chiesto di la parola, quindi ha 10 minuti da regolamento. Sì, volevo semplicemente e giustamente dare una risposta ai cittadini intervenuti sulle questioni. Per quanto riguarda la petizione di Viale Tito Labieno, allora, come ha già detto la consigliera Angela Tripputi, noi abbiamo messo sul piatto tutte le aree che potessero in qualche modo essere fruibili per questa delocalizzazione, poi da uno screening per la regolarità tecnica e anche da un punto di vista commerciale sono venute fuori poi le due aree che voi conoscete. Per quanto riguarda Viale Tito Labieno, non è tutto lo spartitraffico centrale che è interessato, ma è solamente una parte, quindi i posti iniziali che vanno ad essere persi sono 26, 6 dei quali già recuperati intorno allo spartitraffico, e gli altri è stato già avviato la richiesta di progettazione per lo spartitraffico successivo per andare a recuperare lì i posti auto, visto che da un'analisi del piano regolatore risulta verde e servizi, e tra i servizi ci sono anche i parcheggi pubblici. Non solo, stiamo prevedendo anche una riqualificazione di tutti gli square centrali di Viale Tito Labieno fino al Parco degli Acquedotti. Per quanto riguarda la problematica della sosta, ad oggi si fermano di fronte alle attività commerciali, chiederemo uno sforzo in più alla polizia locale già da subito, ancora prima della delocalizzazione, affinché vengano multate le persone che già ad oggi non rispettano il codice della strada. Quindi non saranno assolutamente posizionati sui marciapiedi o nelle immediate vicinanze degli ingressi e esercizi commerciali posti su Tito Labieno, e quindi non creeranno disagio alla cittadinanza. La cosa che ci tengo a premere, a sottolineare, è che Viale Tito Labieno comunque è un'area importante da un punto di vista commerciale, anche gli abitanti lo hanno detto, ci sono tante attività e molto di passaggio, quindi sentire poi dopo che i rappresentanti degli ambulanti dicono che invece non è commerciale, insomma, o c'ha ragione uno o c'ha ragione l'altro. Diciamo che c'è un bel passaggio, e parlando singolarmente con alcuni ambulanti della Tuscolana, quindi non con le categorie che li rappresentano, tanti hanno anche detto che sarebbero contenti perché ad oggi la Tuscolana non è più redditizia come una volta. Assolutamente, non ve lo dico. No, per favore, non è, per favore, non è un dibattito. Avete parlato. Se ne va, signore, lei se ne va. Lei se ne può andare, ma non può. Lei può. Lei se ne può andare. Lei se ne può andare. Vi dirò di più. Vi dirò di più, non è il solo e unico municipio che sta provvedendo a delocalizzare, ma c'è anche il 10° municipio e il... Ma la finisce! ...che il 15° municipio e il 10° municipio che già stanno approvando in consiglio la delocalizzazione dell'ambulanza. Infatti, io non so, mi dica lei come si fa a farli uscire. Chiami vigili. Allora, io credo che dovrò... Dovrò sospendere e chiedere l'uscita dei signori che stanno non solo disturbando il consiglio, ma stanno insultando, dicendo parolacce, quindi non è assolutamente ammissibile che stiano qui dentro. Io sospendo. Allora, se vi mantenete, ho capito, ma se si mantengono educati, bene, altrimenti devono essere fatti allontanare, perché non è colpa mia. Purtroppo se lei dice parolacce e si offende e insulta persone, per noi è, non è
atteggiamento di educazione. Quindi, siccome non siamo a casa sua o altrove, ma siamo nella sala del consiglio, chi non vuole mantenere un atteggiamento adeguato è pregato di lasciare l'aula. Grazie. Riapro sperando nella collaborazione di tutti, altrimenti dovrò chiedere l'allontanamento e non vorrei farlo. Costringete le persone a farlo perché non riuscite a stare in silenzio. Avete parlato, dovete far parlare anche gli altri. Il consiglio non è un dibattito, funziona così. Allora, sì, avanti. Allora, vi do poi un'altra notizia, anche il 10° e il 15° municipio, quindi non è un posto a sé il 7°, anche il 10° e il 15° nei loro consigli stanno approvando la delocalizzazione degli ambulanti dalle zone di pregio del loro territorio per tutelarle. Non solo, la ciclabile, vi do anche questa brutta notizia, ma andrà a bando, verrà pubblicato il bando entro il 31 dicembre, quindi non, la prefettura probabilmente non ha accolto le vostre istanze perché il dipartimento anche ha dato parere favorevole. È arrivato ieri il parere e quindi sarà pubblicata e quella fa parte di un contesto di riqualificazione dell'intera via. Il fatto che parlano dei cittadini che possono abitare in vie limitrofe, vi ricordo che la Tuscolana non è proprietà del 7° municipio, è patrimonio dell'intera città di Roma. E come vogliamo tutelare Via del Corso, Piazza Navona? Parliamo tutti di periferie? Bene, dobbiamo tutelare le nostre periferie. Se questa è una delle più importanti arterie commerciali, noi abbiamo il sacrosanto diritto di garantire a tutti i cittadini di poter transitare su quella strada in maniera libera, senza avere ostacoli per le persone con disabilità, senza problemi per le mamme con i passeggini. Avete detto che sono 100 anni. Aspetti, Presidente. Scusate, posso chiedere? Ragazzi, finiamo alle 8 di stasera. Il consiglio è sospeso e chiedo l'intervento dei vigili. Per favore, far allontanare le persone che non sanno stare in un'aula consiglio. Riprendiamo il consiglio, grazie. Allora riprendiamo dal punto in cui eravamo, dall'intervento della Presidente Lozzi che sta andando in conclusione. Continuo l'intervento. I cittadini lamentano da 30 anni questa situazione, si dicono che le bancarelle sono da 100 anni e guarda caso oggi arriviamo a dire che ci dobbiamo mettere d'accordo per garantire il decoro. Quando ci sono stati interventi, consigliature intere che hanno promesso delocalizzazioni per garantire il decoro, giornali, cittadini, a oggi ci mettiamo d'accordo sul decoro, perché è qualcuno, no, non è qualcuno, sono tutti quelli che sono sulla Tuscolana che non rispettano le norme che riguardano il decoro, le misure, e non è pensabile di dover impegnare un corpo di polizia locale che è già così ridotto ai minimi termini per far rispettare la legge che dovrebbe essere rispettata per default. Dopodiché vogliamo parlare del coinvolgimento. Noi non vogliamo andare a gravare sulla situazione lavorativa, difatti non stiamo togliendo e annullando le licenze, lo sapete tutti benissimo che c'è purtroppo una legge che sta per incombere su questa città che ci permetterebbe da qua a un anno di poter togliere delle licenze e metterle a bando laddove i posti non lo fanno. Noi, proprio perché vogliamo evitare questo, vorremmo sistemarli tutti dove possono lavorare, perché i posti di lavoro sono importantissimi e dove possiamo tutelarli anche dopo. Noi abbiamo ad oggi 95 postazioni che sono fuori legge, stiamo facendo di tutto per farle mettere a norma, proprio per non fargli perdere il posto di lavoro. Quindi è scorretto dire che noi stiamo facendo togliere il posto di lavoro. Quello che stiamo facendo è cercare di
far vivere le persone del proprio lavoro dignitosamente, ma altrettanto dignitosamente far vivere ai cittadini la propria parte di città, e non solo, tutelando anche quella parte di commercio fisso che ad oggi, che paga molte più tasse rispetto all'ambulante, si vede calare il proprio lavoro perché a 50 centimetri dal proprio ingresso spesso e volentieri viene venduta la stessa merce a prezzi molto più bassi. Quindi bisogna garantire il lavoro di tutti, perché è innegabile che sulla Tuscolana tantissimi esercizi commerciali chiudono continuamente, e allora si può trovare una convivenza tranquilla senza perdere i posti di lavoro di nessuno. Dopodiché a settembre, il 7 settembre, come previsto dal leader che ci ha chiesto il Dipartimento, sono state convocate le associazioni di categoria, alle quali gli era stato ben detto che la delocalizzazione non era in discussione e che quindi bisognava comunicare delle postazioni alternative. Voi avete semplicemente fatto spostamenti da un civico all'altro allungando la bancarella, così invece che andare ad occupare tutto il marciapiede si allungava e rimaneva sempre sulla Tuscolana. Allora noi abbiamo preso un impegno con i cittadini in campagna elettorale, è un anno e mezzo che stiamo lavorando, stiamo seguendo tutto l'iter previsto da legge. Lo fate, sto sospendendo, lo fate allontanare per favore. Abbiamo seguito tutto l'iter, voi avete uno strumento, se noi approveremo la delibera perché è quello che i cittadini vogliono, voi avete lo strumento per ricorrere al TAR, se il TAR vi darà ragione avrete vinto voi. Grazie. Allora. Chiedo, scusate, chiedo una cortesia veramente a tutti. Durante il mio intervento, visto che credo, e lo ripeto, nell'autorità di questo consiglio, di non sentire né bu, né a, né fai schifo, né sei brava, né applausi, né fischi, né niente. Ognuno quando tornerà a casa si farà un'idea e penserà quello che vuole. Se lo rivede, come suggerisce il consigliere Giuliano, che ho anche nominato, così dopo può intervenire due volte, e poi lo faremo. Va bene. Le dico la verità, Presidente, mi dispiace che sta al telefono, però lo dico all'assessore. Sono molto delusa, ma lo dico seriamente, per il metodo con il quale abbiamo portato avanti questa faccenda. Consigliera Cercone, purtroppo la devo interrompere io. Mi informano che ci sono persone che dall'inizio seduta stanno riprendendo con il cellulare. Io chiedo ai vigili veramente di fare attenzione, perché non sono permesse queste cose. C'è una ripresa, ufficiale. Aspetta. La domanda è, la ripresa è accettata o non è accettata? No, le riprese lo sapete tutti, non si possono fare dalla cioè la ripresa ufficiale, quindi per favore, se si riprese puntuali, lo sapete anche voi, la ripresa deve essere di tutti, me l'avete detto mille volte, quindi riprese puntuali su alcune persone non sono proprio accettate. Se è dall'inizio penso che abbiano ripreso un po'. Sì, penso che abbiano ripreso tutto, quindi queste persone magari se state attenti anche voi, perché appena ce ne accorgiamo tutti quanti saranno costretti ad uscire. Grazie. Il microfono, consigliere Cercuoni. Eccomi. Mi stanno confondendo. Non lo so, 30 volte. No, dico la verità, assessore, io sono molto delusa per il metodo con il quale abbiamo portato avanti questo argomento, e l'ho detto anche nella commissione straordinaria che è stata convocata per giovedì scorso, durante la quale, e prendo tutti 10 minuti, Presidente, mi avverta quando sono al limite così chiudo, e mi sono un attimino alterata nel momento in cui ho letto che l'ufficio tecnico ha quindi elaborato le relative planimetrie dei nuovi siti individuati in collaborazione con il 7° gruppo della Polizia Locale, che ha effettuato i sopralluoghi ed eseguito le verifiche relativamente alla viabilità. Allora, giustamente, consigliere d'opposizione arriva su un tavolo, deve votare una delibera, sì, no, forse, mi astengo, non so quello che faccio, però vado a leggere. Planimetrie, mai viste queste planimetrie. Beh, la faccia della trasparenza, arriviamo su un tavolo, non troviamo le planimetrie, non sapevamo fossero state realizzate perché non c'era stata detto,
E continuo a leggere. Numerosi incontri tra gli uffici del settimo municipio e gli uffici del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura al fine di verificarne la fattibilità. Ancora? Nessuna notizia in merito? Nessuna? E sa qual è il fatto? Che, visto che in passato anche altri, il Presidente della Commissione del Commercio al Comune di Roma, Coglia, nonché la Presidente, sono stati all'opposizione, mai, mai si sarebbero sognati di votare qualcosa che non era passato nelle commissioni e che quindi per noi non era trasparente, perché attualmente le planimetrie non le abbiamo viste. Attualmente degli incontri che voi avete fatto con il Dipartimento, con le stesse associazioni sindacali, noi non le abbiamo viste. E noi delle associazioni sindacali, così come dei cittadini che hanno avviato una raccolta di firme contro questa delocalizzazione, non sapevamo nulla. Comitato di quartiere non ascoltato. Solo lunedì, e questo appare ancora più sconcertante visto l'importanza di questo argomento, è uscito sulla pagina Facebook del vostro rappresentante in comune, Andrea Coglia, di una petizione con i cittadini con cui si chiedeva se erano d'accordo o meno, a due giorni dal voto in aula. Ma questo non doveva essere fatto prima, anche per rispetto e per trasparenza verso le persone che vedranno sulla loro strada magari arrivare degli operatori, una modifica, perché le modifiche, assessore, ci saranno, e non è vero che non ci saranno, tant'è che sempre nella delibera si rileva che in conferenza dei servizi il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso e con successiva nota ha specificato che le modifiche e o integrazioni alle discipline del traffico esistenti dovranno comunque essere istituite dalla UO Settimo Gruppo Tuscolano, trattandosi di viabilità locale. Sono state fatte, non sono state fatte? Le spiego e le dico questo perché nella Commissione Commercio io ho sollevato una questione. Problema furgoni. Ora, il problema furgoni su via Tuscolana sarebbe potuto essere risolto realizzando gli stalli nella parte negli square centrali della Tuscolana, così da evitare che il furgone messo in doppia fila, perché non è una novità che su via Tuscolana non c'è spazio, ostruisse la visuale anche dei commercianti normali, dei commercianti col posto fisso. Allora, non è stato fatto su via Tuscolana, adesso si vogliono spostare. Le spostiamo, ma attualmente, o almeno fino a giovedì, gli stessi consiglieri di maggioranza hanno riferito nella commissione che i posteggi per gli operatori che verranno spostati non sono ancora stati realizzati. Questo significa che se l'operatore noi lo spostiamo e ancora non abbiamo realizzato lo stallo dove mettere il furgone, mi scusi il termine molto romano, ma sto furgone dove ce lo mettiamo? Sempre in mezzo alla strada, perché il problema c'è su via Tuscolana e il problema c'è su via Tito Labieno. Allora, io immaginavo, e sono sincera, che in un iter logico e conseguenziale, fatto il progetto, si discute del progetto, non con i tempi e le modalità, perché noi non sapevamo che il 5 dicembre vi eravate visti, che il 6 dicembre è stata mandata una nota da parte delle sigle sindacali, non sapevamo nulla. Nulla di tutto questo, e mi permetta di essere veramente arrabbiata per come è stato portato avanti, perché mi sembra che anche questa opposizione spesso sui tavoli del commercio ha cercato di dare il proprio contributo affinché tutto fosse portato avanti con serietà, con precisione, ma non possiamo accettare che ci si propina una planimetria in cui mancano i parcheggi, mancano gli stalli, non si è sentito il comitato di quartiere né tantomeno i cittadini, le associazioni sindacali, chi l'ha sentite? Forse lei, di sicuro non le abbiamo sentite noi riguardo a questa questione. Non solo, diversi passaggi nella delibera non sono stati riportati, ma questo in realtà lo voglio anche saltare, perché la delibera è parziale, cioè riprende delle questioni, dice che gli operatori non hanno proposto ulteriori, non hanno fatto proposte. In realtà qualche proposta c'era, poteva essere portata anch'essa nella commissione straordinaria che abbiamo fatto lo scorso giovedì, e invece neanche in quell'occasione i consiglieri d'opposizione sono stati messi in grado di prendere consapevolmente una decisione.
e vado verso la fine. Mi restano forse 3-4 minuti. In una delle note che vengono mandate dalle sigle sindacali si fa riferimento, quella del 6 dicembre, ad una commissione avvenuta con lei assessore, con il direttore, e io mi sono chiesta: quale commissione? Allora, non c'era probabilmente una commissione. Alla domanda seguente, alle sigle sindacali è stato spiegato che non era una commissione ufficiale e che non era, e che era un'assemblea ufficiale il cui prevista dal percorso con, meglio ancora, perché significa che noi consiglieri d'opposizione anche in questo caso non siamo stati avvertiti. Quindi, consiglieri d'opposizione, alla faccia della trasparenza, perdonatemi, io però ho lasciato concludere. Scusate, non è un dialogo, fatela parlare, avrete il modo di rispondere. Perché no, ma io vi ringrazio perché state ancora alimentando e ragionando sul fatto che non siamo stati coinvolti, cioè che le scelte sono state prese su altri tavoli. E che ovviamente a noi questo non era dato sapere, però poi si viene in aula e si pretende, o nelle commissioni, e si pretende di votare. Ora, detto questo, io voglio ricordare solamente una cosa. Noi oggi si fa politica non per ammazzare qualcuno o per incensarlo, si fa politica per il decoro e allo stesso tempo per garantire livelli occupazionali. Si tratta di 1500 famiglie, io non so chi c'era prima, mi dispiace assessore, ogni volta che mi dicono chi c'era prima non mi è dato sapere, ho 30 anni, sono qui da 4 anni e dico sempre le stesse cose da 4 anni, 10 anni fa non c'ero e le dirò di più, a chi mi dice 10 anni fa, 20 anni fa, non mi interessa, io guardo avanti, non guardo indietro e questo forse qualcuno se lo dovrebbe capire, se no mi continuano a ripetere sempre le stesse cose, ma continuo a parlare dicendo che effettivamente io mi aspettavo una collaborazione, una trasparenza ed un rapporto riguardo questo argomento, che è un argomento che, ricordo, non è solo di una parte politica, ma il decoro sulla Tuscolana è di tutti e quindi avrebbe interessato anche noi. La possibilità eventualmente, perché io non le avevo neanche lette prima di venire qui, quelle che sono le proposte per l'ottimizzazione del commercio a rotazione su via Tuscolana proposte dalle sigle sindacali, potevano andare bene, non potevano andare bene, non le abbiamo neanche discusse nella commissione proposta. E questo secondo me è grave, perché significa oggi, da parte dei consiglieri anche di maggioranza, la non consapevolezza di quello che stiamo andando a votare. Ripeto, sono 1500 famiglie che si alternano sui posteggi a rotazione e quello che mi preme più sottolineare è che, se è vero che serve un decoro e quindi avremmo potuto tutti insieme trovare una soluzione, nel metodo utilizzato mi dispiace, ma c'è tutto fuorché trasparenza. E ultima cosa che dico, non me ne voglia la Presidente che stava con il buon Coia in municipio qui con noi, i quali non hanno mai votato una proposta che non fosse chiara e che non fosse comunque emersa in modo chiaro dalle commissioni municipali e per la quale non avevano avuto i documenti e il tempo necessario per da valutare. Sì, sarebbe allora, stato non è un carino. Dialogo, dopo lascio sì. Sarebbe stato carino poterceli ricercare, ma visto che passano 2 giorni di tempo è impossibile chiedere agli uffici di realizzare gli accessi agli atti in 2 giorni di tempo, quindi era anche impossibile ricevere i documenti. E comunque, mi dispiace dirlo, ma la fretta e la prescia con il quale si è voluto portare avanti questa delibera senza il coinvolgimento delle opposizioni, secondo noi significa che si fa esclusivamente per uno spot elettorale e non veramente per risolvere un problema che attualmente risulterebbe. No, vi prego. Perché non è permesso, esatto. Veramente. Ma sto dicendo, Presidente. Lo devo dire io. C'ha ragione, dica lei allora.
non è permesso, veramente non è permesso. Scusate, no, l'ho detto l'ho impedito anche a quelli di prima, non è permesso. L'ho detto io all'inizio, perché no, perché e anche lei può rivolgersi al pubblico, lo sa per regolamento. Ha ragione, non gli posso neanche dire sta zitti, ok. No, perché le voglio dire una cosa, in municipio sono depositati, scusate, atti con il quale si chiedeva il controllo e concludo. L'abbiamo chiesto tante volte il decoro su Via Tuscolana. Il fatto che negli anni qualcuno forse probabile, perché li ho fatti anche io dei sopralluoghi e forse se ne sono anche resi conto gli operatori, qualcuno magari effettivamente si è allargato un po' di più, si è allargato un po' tanto di più. Oh, aspettate, basta, oh, basta, le conosco, ma la vogliamo finire? Scusate, penso di conoscere abbastanza bene la situazione, visto che è stata portata più volte la questione anche in questo municipio, ma il fatto che la polizia municipale debba controllare sia su Via Tuscolana, questo non esclude che a Via Titolabieno stiamo spostando allora un altro problema, perché se il discorso è non abbiamo la polizia municipale per il controllo su Via Tuscolana, allora che diciamo, spostiamola su Via Titolabieno, così chi sta a Via Titolabieno si trova lo stesso problema? O forse dovremmo trovare una soluzione un po' più, diciamo, condivisa con tutti i cittadini, operatori, consiglieri? Attualmente io rilevo il fatto che il problema da qui il 15 gennaio verranno spostate. Stringa, consigliere. Sì, il 15 gennaio attualmente non c'è dove mettere i furgoni, non c'è una soluzione che sia stata condivisa. Voi avrete i numeri in aula. Volete sapere che cosa dobbiamo dire dopo che non abbiamo avuto nessun tipo di coinvolgimento riguardo gli step successivi? Volete votare la delibera? Ve la votate perché siete in 15, ma è un altro discorso a trovare la partecipazione e la condivisione dei cittadini e delle opposizioni. Chiudo dicendo solo una cosa, si sta facendo un errore, l'ho sentito spesso dire, sicuramente per errore nelle persone che sono intervenute, c'è una netta differenza tra quello che stiamo votando qui e il commercio illegale che oggi noi troviamo sulla Tuscolana e a cui molti cittadini facevano riferimento. Quel commercio illegale fatto di marchi griffati non autorizzati, chiudo, è quello che noi dobbiamo punire, non le attività produttive. Dobbiamo trovare, secondo me, un dialogo e un discorso unitario per salvare posti di lavoro e garantire occupazione e decoro. Grazie. Ma non si può veramente, applaudite fuori, dai. Consigliere Toti. Allora, premesso che io penso siamo tutti d'accordo nella lotta contro l'abusivismo commerciale, qui chiaramente stiamo parlando di altre cose. Il discorso che ci deve trovare tutti uniti, e su questo io penso di essere uniti tutti, è quello di rendere più vivibile la Via Tuscolana. Detto questo, però, quello che io penso che non si è riuscito a fare e non si è riuscito a trovare la quadra rispetto a questa esigenza è che forse non si è riuscito con forza e con risultato a coinvolgere tutte le realtà del municipio e a trovare appunto rispetto a questa discussione forte, a questo coinvolgimento forte da parte di tutte le realtà, trovare oggi una risposta importante a questa richiesta di rendere più vivibile Via Tuscolana, perché è questo che noi vogliamo, rendere più vivibile Via Tuscolana. Il discorso che oggi si mette all'ordine del giorno e che vedo una petizione anche fatta dalla Lozzi è quello: sosteniamo la delocalizzazione delle bancarelle da Via Tuscolana che vogliono bloccare. Io dico che rispetto a questa delocalizzazione che noi oggi andiamo a trattare, io penso che è una ricollocazione velleitaria, qualcuno ha detto elettoralistica, io non lo voglio dire questo, però io voglio dire velleitaria, perché il trasferimento su Via Tito Labieno
io penso, presta il fianco a un discorso di mancanza di pari pregio commerciale. C'è una legge regionale, l'ha richiamata anche la Presidente del Municipio, quando ha detto fate ricorso al TAR e poi, voglio dire, andiamo a vedere. Però non è che stiamo a giocare, allora qui adesso le bancarelle stanno via Tuscolana, poi fanno ricorso al TAR, poi si rimettono lì. Perché al 90%, per me almeno, questo ricorso al TAR, che farebbero tutte le soste che si vanno a trasferire su via Tito Labieno, avrebbe sicuramente successo e perciò gli operatori tornerebbero per me su via Tuscolana. Allora dobbiamo trovare e dare un'altra possibilità, dobbiamo arrivare a un altro discorso, quello potrebbe essere quello di confrontarsi meglio con i comitati di quartiere della zona. Comitati di quartiere, ad esempio, di Appio Claudio non è stato coinvolto rispetto a questo, coinvolge tutte le realtà che chiaramente sono attigue alla via Tuscolana e anche, è chiaro, e c'è stato, un confronto con gli operatori. Io penso che gli operatori, io vedo una lettera che gli operatori hanno mandato il 5 dicembre all'assessore Accoto, alla presidente Tripputi, al Dipartimento Sviluppo Economico Maggio, al responsabile ufficio rotazioni Bellucci, per un discorso di ottimizzazione, cioè una volontà, e questo voglio dire, lo dobbiamo ritenere positivo, di migliorare anche loro quello che è la vivibilità di via Tuscolana, l'hanno fatto, perché voglio dire, quando parlano di ombrellone uniforme 4x3 di colore chiaro, quando parlano di un posteggio da 12 metri quadri a 9 metri quadri, che dà maggiore possibilità a quello che noi abbiamo sempre detto che è un'esigenza, quella del passaggio pedonale. C'è questa esigenza del passaggio pedonale che io penso viene messa anche dai cittadini che sono intervenuti in precedenza come fatto centrale rispetto alla via Tuscolana, quello del passaggio. È chiaro che poi bisogna garantire il passaggio e poi anche il discorso del decoro di via Tuscolana. Perciò io voglio dire uno sforzo da parte degli operatori, un bollone uniforme 4x3 come ho detto, il posteggio da 12 a 9 per passaggio pedonale, anche i posteggi segnati da strisce verdi, perché più volte era stato detto, vabbè, qualcuno, come diceva l'operatore che è intervenuto, qualcuno che fa marachelle c'è. Allora voglio dire, c'è il discorso di mettere anche strisce verdi e borchie e voglio dire una volontà anche da parte degli operatori rispetto a rendere più vivibile via Tuscolana, c'è stato anche questo, anche di questo noi dobbiamo tener conto. E poi ci sono i cittadini di via Tito Labieno che chiaramente non possiamo definire cittadini di serie B rispetto agli altri, perché gli altri dicono vabbè, il mercato noi non lo vogliamo sotto le nostre finestre, prendetelo voi. No, voglio dire che ci sono anche delle difficoltà nella collocazione, a parte quello che ho detto prima, che non è per me di pari pregio commerciale via Tito Labieno, ma poi c'è una serie di difficoltà che hanno ribadito e che ha ribadito il presidente del comitato di quartiere rispetto ai posti persi, i 60 posti, poi la presidente dice che ci possono essere correzioni, ma voglio dire, se le correzioni vanno fatte devono già essere pronte queste correzioni, non so fino a che punto si possano fare, poi vedremo. Comunque sono in arrivo, poi i furgoni arriverebbero che chiaramente incrementerebbero la sosta selvaggia e tutto quello possibile e immaginabile, e anche la presenza degli irregolari che ci potrebbero essere in tutto quel quadrante, quella via. Perciò voglio dire, ecco, una proposta che viene dal comitato di quartiere e comunque da un rappresentante dei cittadini che oggi è intervenuto, è quella, ho visto, della possibilità di utilizzare lo sterrato di fronte al municipio. Oggi c'è un mercatino natalizio che sta lì
presente nello sterrato, si potrebbe anche rispetto a questo confrontarci rispetto a questa che potrebbe essere una richiesta. Però ecco, dico, per me, come ho detto all'inizio del mio intervento, che va alla conclusione, la quadra non è stata, almeno una quadra seria per noi di Forza Italia, non è stata trovata. Perciò io quello che mi auguro che si vada, e io lo avevo chiesto anche in sede di capogruppo, si vada a un nuovo confronto, si riesca a trovare una soluzione che per me non è quella giusta, quella del trasferimento su via Titolo Abiene. Ci sono altri interventi? Ci sono interventi? No. Chi dei due prima? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Assessore, immaginavo che il numero degli interventi della maggioranza su questo argomento fosse battente, invece vedo che attendono. Però da quello che ho potuto percepire rispetto alla relatrice della delibera, mi sembra che sia tutto chiaro e quindi per la maggioranza c'è poco da aggiungere. Ora, se per la maggioranza è tutto chiaro, invece per chi è entrato oggi qui e per chi come me per esempio non fa parte della Commissione Commercio e si trova per la prima volta a leggere questo atto, in realtà forse oggi gli stiamo dando anche più peso di quello che servirebbe. E lo dico perché sono quasi tentata di dire che sembra una grande presa in giro, ma non lo farò, perché invece, siccome qualcuno vi dice che siete incapaci, io non mi sono mai permessa di dirvi una cosa di questo tipo, ma penso che invece più che altro siete un po' pericolosi. E siccome quello che scrivete a volte è abbastanza grave, io rimando anche a quest'Aula intanto la scelta di voler passare qui in discussione una delibera di giunta, cercando quindi di rafforzare ulteriormente la decisione che poteva benissimo fermarsi lì, invece di trasferirla, appunto prendendo atto che questo è un atto di indirizzo importante, quindi di rimarcare ulteriormente il vostro impegno. Ma dicevo prima, leggendo questo atto c'è qualche cosa che non torna. E ancora prima, io lo dico anche perché in conferenza dei capigruppo avevo chiesto una maggiore attenzione rispetto a questo, io avevo avuto delle rassicurazioni importanti da parte del capigruppo del Movimento 5 Stelle, perché avevo esplicitamente chiesto se tutto il percorso della delibera fosse stato accompagnato da un percorso di partecipazione vera. La risposta è stata secca e decisa sì. E allora o sono dissociata io oppure avete un concetto strano della partecipazione. Perché qui non si tratta solo di un pezzo che oggi si trova di fronte ad un problema nuovo, che è probabilmente il fatto che saranno appunto delocalizzate alcuni, ma oggi abbiamo ascoltato il punto di vista degli operatori e poi ci tornerò, perché il Partito Democratico ha avuto anche l'accortezza di andarsi a recuperare la nota che viene così citata nel mezzo della delibera con un numero di protocollo. Invece ci sono delle cose che non sono state trascritte e che invece sono di fondamentale importanza. Allora anche qui è come se io sto trattando un documento che non è del Movimento 5 Stelle, cioè la partecipazione e la trasparenza, che sono due punti fondamentali del vostro programma, santissimo programma, non esistono. Andiamo avanti. Sembrerebbe addirittura quasi che siamo riusciti a creare uno scontro tra la cittadinanza. E devo dire che non tanto perché non sia legittimo un pezzo di cittadinanza, ovviamente oggi investito della nuova problematica che si troverà sotto casa, pone la questione di fronte a tutte le persone con la quale deve condividere questa cosa e fa una citazione, ma perché addirittura questa amministrazione è riuscita a fare una petizione che io, senza prendere in giro nessuno, ma sostanzialmente recita così. Presidente Lozzi, lei è d'accordo a fare, sostiene quello che vuole fare la Presidente Lozzi? Sì.
Ma stiamo scherzando? Io ho letto quella petizione, addirittura spostando il problema verso gli altri. Chi è che sta boicottando questo processo? In realtà, e questa è forse la verità che dovremmo dire, è che non si sta boicottando semplicemente niente, perché di tutto quello che veramente dice questo atto è che noi stiamo semplicemente chiedendo, anzi voi state semplicemente chiedendo un impegno politico, che però non avete alcuna certezza che questa cosa avverrà. Però vado per punti, perché qui si dice, prima qualcuno, la consigliera Cerconi diceva che ovviamente fa parte della Commissione Commercio e quindi ha seguito l'iter. Intanto questa famosa assemblea di settembre, parliamo di un'assemblea pubblica, non parliamo di un'assemblea di convocazione formale all'interno di una commissione, che è quella che, dentro la quale poi l'atto è passato, e va bene. Andando avanti, sempre nel citato atto, si parla di una conferenza di servizi in cui il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso parere favorevole segnalando la necessità di rilocare i posti auto presenti sullo spartitraffico di via Tito Labieno. E allora, giustamente, vuol dire che noi abbiamo già i posti auto, ne abbiamo recuperati 6. Cioè, ma noi facciamo prima lo spostamento e poi mettiamo i parcheggi? Ma siamo, cioè, stiamo... Va bene, andiamo avanti. Cioè, sarebbe stato utile fare prima i parcheggi e poi procedere con lo spostamento. Questo per evitare che magari un pezzo di cittadinanza si trovasse di fronte ad un problema oggettivamente crescente. Tale quale, e poi chiuderò su un punto centrale però. Però andando avanti sempre nella delibera si dice che poi tutte le modifiche o integrazioni alle discipline del traffico sono istituite presso la UO del settimo gruppo tuscolano, trattandosi di viabilità locali e che, però questo è proprio, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha fornito un parere di massima favorevole, un parere di massima sull'area di Viale Tito Labieno. L'altra gravità è che quella poi c'è stata oggi spiegata anche dalle presenti associazioni di categoria. In realtà, è ovvio, voi potete fare quello che volete, ma in una riunione assolutamente informale tra la Presidente della Commissione Commercio e l'Assessore al Commercio si è svolta questa citata, perché poi è stata citata, riunione al fine di definire il percorso, citando la famosa... Eccola, la famosa nota protocollata, dicendo sostanzialmente che le associazioni di categoria non hanno dato un parere, una proposta alternativa, e quindi sostanzialmente, cioè, peggio per voi, noi dobbiamo andare avanti. In realtà io, quando mi sono andata a leggere la nota, tra l'altro, io non ho bisogno di difendere nessuno, perché poi si sapranno difendere e devono difendere il loro lavoro come meglio credono e come possono, però loro danno delle indicazioni di massima, cioè delle indicazioni non di massima, delle indicazioni delle modalità di operatività, cioè quindi una disponibilità al dialogo e al confronto. Mi sembra, perché poi io non faccio parte della Commissione Commercio, ma mi sembra che chi ne ha fatto parte non mi pare avesse ulteriori informazioni, però che ci sia stato, diciamo, un minimo di apertura e di collaborazione con loro. Quindi in tutto questo si arriva rapidamente, e devo dire anche con una certa fretta, di cui però io veramente non ho capito molto l'importanza, perché si va anche a trovare una soluzione che sostanzialmente è esattamente il contrario di quello che sempre andate dicendo. Cioè, noi non dobbiamo accentrare i problemi. Vedi quello che succede al SUC di Via Nannina? Qui però stiamo accentrando 20 postazioni da una parte, 15, quante saranno? Non si è pensato ad un piano di ricollocazione, perché almeno tutti possiamo ragionare sul piano di ricollocazione. E in più si sta facendo una gran cagnara, perché si sta mettendo insieme sullo stesso piano, io ci vivo su Via Tuscolana e c'ho anche una bambina, e vi assicuro che è vero, è impraticabile Via Tuscolana, ma fatevi un passaggio, ma lo conoscete bene perché state lì tutti i sabati con il vostro banchetto, se vi allungate verso Viale Marco Fulvio Nobiliore non si sta assolutamente meglio, quindi è veramente un problema che deve essere risolto, perché non c'è più il diritto al passeggio, è vero. Ma da quello che raccolgo qui si sta facendo una grande confusione su chi ha, sull'abusivismo e sull'ambulante con licenza.
Non si può mettere tutto sullo stesso piano, perché se così è, assessore, se mi ascolta invece un attimo, colgo la sua attenzione, io mi auguro che dal 15 gennaio, quando verranno spostati da via Tuscolana, noi avremo le forze armate su via Tuscolana per evitare che tutti gli abusivi con i loro lenzuoli occupino via Tuscolana, perché sennò siamo a ridicolo. Cioè gli stiamo addirittura dando una corsia preferenziale. Leviamo addirittura quelli che, diciamo, sostengono, boh, non vuoi, con un contributo regolare, per lasciare spazio. E poco fa però la Presidente Lozzi ci ha detto che invece le forze e le risorse a disposizione non possono essere impiegate per fare ulteriore lavoro di controllo. Allora delle due l'una, perché se no siamo di fronte alle continue contraddizioni che, diciamo, nelle quali spesso purtroppo vi accavallate. Concludo dicendo, mi sarei aspettata che, diciamo, l'onestà è anche quella intellettuale, quindi quando in una conferenza di capigruppo io chiedo se siamo veramente pronti a poter sostenere questo percorso, mi si risponde un sì sincero. Perché quando io l'ho posta su quel tavolo, l'ho posta con la consapevolezza che c'era qualcosa che nel territorio non stava andando per il verso giusto. Io penso che noi non dobbiamo mettere i cittadini gli uni contro gli altri. E penso anche che il cambiamento sia una cosa difficile, sto concludendo. Però non possiamo metterci, e non ci potete trascinare dentro la discussione, noi vogliamo che la Tuscolana sia in stato decoroso, voi no? Noi siamo con i cittadini via Tuscolana e voi state con quelli via Tito Labieno, perché su questa roba la politica non ci deve entrare in questo modo, e il tentativo che state facendo è pericoloso su questo. Avremmo gradito, invece di fare, diciamo, una cosa che veramente possiamo prenderci qualche giorno in più, ho detto no, se... però Presidente, adesso, se le dà fastidio, può anche uscire, consigliere. Quindi, dicevo... Allora, scusatemi... Però io gradirei, Presidente, lei fosse attenta, perché lei l'attenzione delle volte cala sempre quando stiamo parlando noi dell'opposizione. A me... Di là lei è sempre no, attenta. No, mi cala quando mi cala. Allora... Si sveglia, allora, che le mi sto dire? Svegliando, non vede? Si prenda un caffè, non lo mi so. Mi sto svegliando, se mi portate un caffè... Sai, se... poi succede che gli interventi sono lunghissimi, vanno... A me non interessa, sto con... Concludendo, ma non no, ma lei sta concludendo, ma sta fuori tempo. Io gliel'ho detto tempo fa, che insomma è normale che poi mi cala l'attenzione, perché lei il suo tempo l'ha scaduto. Quindi adesso voi per favore cercate di concludo, ecco, concluda dicendo, perché sta fuori tempo da un po'. La ringrazio. Concludo dicendo che se avessimo avuto quel tempo necessario per creare veramente le condizioni per fare un buon lavoro. Anche perché poi qui ci ritroviamo di fatto a dare mandato agli uffici per tre aree interessate alla competenza municipale, e tutto il resto è del Dipartimento, quindi alla fine andremo anche poi dentro una partita diversa. Però se avessimo avuto quel tempo lì, ci avreste levato a tutti il dubbio che non stiamo parlando di un atto che sa veramente di sapore elettorale. Siccome purtroppo i dubbi oggi questa discussione li mantengono, anzi li accentuano ulteriormente. Guardi, mi sta veramente calando l'attenzione, stiamo a 3 minuti oltre. La ringrazio per la disponibilità e perché si è svegliata. Io penso veramente che ritornare ai temi della partecipazione e della trasparenza vera aiuterebbe anche questa maggioranza, che mi pare che con il tempo invece se ne sia un po' dimenticata. Bene. Allora, chi è il prossimo? Ci sono interventi? Ah, c'era il consigliere Ciancio, sì, adesso me lo ricordo, aveva alzato la mano insieme alla consigliera Vitrotti. Non vuole più intervenire? No, lei aveva alzato la mano. Abbiamo segnato il suo nome, consigliere Ciancio, rinuncia all'intervento? Ma mi scusi, a me dispiace, ma lei ha alzato la mano prima e vi ho anche chiesto chi dei due parlava prima. Rinuncia, benissimo, rinuncia il consigliere. Certe volte veramente il teatrino è incredibile. L'ha chiesto lei prima e l'abbiamo scritto sull'elenco della segreteria. Ma sta andando, l'avete chiesto voi l'intervento. È normale
che io lo chieda, Ciancio, si faccia una ragione, lo devo chiedere. Allora andiamo avanti, il consigliere Ciancio rinuncia al suo intervento. Consigliere, guardi, le pagliacciate non si reggono, veramente. Lei alza la mano, gli viene concessa la parola, se lei non se la prende ha rinunciato, amen. Andiamo avanti, consigliere Candigliota. Grazie, Presidente. Allora, ho aspettato un pochino per capire un po' qual era la tendenza, anche qual erano le opinioni. Sono state dette tante cose sbagliate e per questo mi sono scritto un po' di cose proprio per cercare di non tralasciare niente. Allora, era il 29/9/2016 quando il Movimento 5 Stelle presentava una mozione che riguardava la ricollocazione delle bancarelle di Via Tuscolana e Appia. Beh, quel giorno ricordo bene che ci fecero notare che sarebbe servita una risoluzione e non una mozione. Però allo stato attuale abbiamo dimostrato che anche impegnando la nostra giunta solo con una mozione, con la determinazione giusta, si può fare miracoli. Si è proceduto a tutto un iter che è costato impegno da parte della Presidente, nonché dell'assessore Accoto. Un lavoro durato 1 anno e 3 mesi, che ha visto l'impegno da parte della Commissione Capitolina, dove abbiamo assistito come auditore, io mi ricordo anche gli operatori, c'erano anche i sindacati, con molto piacere da parte nostra, visto che vedevamo per la prima volta la realizzazione di un atto prodotto da noi. Poi successivamente l'individuazione delle aree da parte della seconda commissione, un lavoro svolto da tutti i componenti cercando di individuare le zone idonee per non gravare troppo sugli operatori. Vari incontri con gli uffici, polizia locale, non solo. Abbiamo ascoltato anche i negozianti cercando di capire come poter riqualificare via Tuscolana e via Appia, ricevendo anche suggerimenti da parte degli stessi. E vorrei ricordare su questo che i membri della commissione, tutti, hanno analizzato anche il progetto in loco. Quindi non mi si venga a dire che i progetti non sono stati vagliati. Ora c'è da dire una cosa fondamentale, che poi se qualcuno non è presente non è un mio problema, bisognerebbe andare a vedere in quel momento chi c'era e chi non c'era, ma io non posso far fede e garantire per chi non c'è. Ovviamente poi ci sono anche eventualmente i verbali e si va a visionare i verbali. Detto questo, successivamente ci sono state anche incontri con gli operatori nelle commissioni capitoline, i quali non erano d'accordo sullo spostamento e nonostante tutto avevano esplicitato la nostra volontà politica di agire in tal senso, in quanto anni di mala gestione delle rotazioni avessero portato i cittadini ad un punto di rottura. Alcuni dicevano che la colpa era degli abusivi, che per carità non ci devono essere, ma a nostra volta presentavamo foto, proprio in quella sede, di stand fuori misura, con varie problematiche, dalle stampelle attaccate ai 2 metri di passaggio non rispettati e tanti altri problemi. Di certo c'è da dire che i cittadini ormai esausti ci hanno e soprattutto ci fanno ancora oggi richiesta di spostamento che porta un disagio non solo a loro ma anche ai commercianti che subiscono una concorrenza impari in quanto non possono competere per problemi legati comunque all'affitto, utenze, tasse. Per favore. La finiamo? Allora, guardi, veramente sospendo. La polizia locale c'è ancora? So che questi argomenti...
Allora, polizia locale, arrivederci. Presidente. Benissimo, fate uscire chi non riesce. Benissimo, fate uscire. Fate uscire chi non rispetta i regolamenti, grazie. Ringrazio la polizia locale che avrebbe dovuto intervenire anche prima. Io sono cercato di essere paziente, ma quando la maleducazione arriva veramente a livelli estremi, penso che non ci siano altre modalità. Allora, andiamo avanti. Posso? Certo che può. Allora, volevo dire che il lavoro si è sviluppato con, oltretutto, conferenza dei servizi tra uffici e polizia locale, dove si faceva un'ulteriore scrematura delle zone idonee scelte da parte di tutta la commissione, riuscendo malgrado tutto a trovare la collocazione che porta a un giusto rapporto commerciale e di ordine pubblico. C'è da dire una cosa, che la legge regionale, che viene più volte citata, parla di equivalenza, non parla mai di equivalenza commerciale. Ok? E questo invito tutti ad andarlo a leggere. Senza considerare il fatto che alcune di queste realtà vanno in conflitto con la delibera 39, che ricordiamo che è per l'occupazione di suolo pubblico, quindi riguardante il rispetto delle misure in funzione alle autorizzazioni OSP. Tuttavia, subito dopo la delibera Coglia, che conferiva ai municipi le competenze gestionali delle rotazioni, di conseguenza i dipartimenti, dopo aver stabilito delle aree, chiedevano a noi di organizzare incontri con gli operatori, quindi parliamo del dipartimento, che prontamente questa amministrazione ha eseguito insieme alla polizia locale. Si è dato il tempo necessario agli operatori di stabilire delle zone, qualora non fossero piaciute quelle identificate. E più di una volta, perché incontri sono stati due, e tutte e due le volte sono stati chiesti, comunque questa è stata data una tempistica per identificare le zone, che però i quali non hanno mai fornito zone di proprio interesse. Come penultimo atto, la comunicazione al Dipartimento e soprattutto l'allestimento delle aree. Inoltre c'è da sottolineare il fatto che i vigili sono chiamati a dare un parere vincolante, cioè senza il quale non è possibile operare in quella zona se non c'è un parere espresso dei vigili. E sulla base di questo si sono potute individuare le zone, tenendo conto del parere dei vigili, ma anche della valenza commerciale, perché ovviamente se venivano messi a San Policarpo, ovviamente non al Parco degli Acquedotti, ovviamente non aveva una valenza. In questi giorni ci sono state varie dichiarazioni, e qui torno anche ai cittadini di Via di Dolabieno, anche dei giornali, dicendo che venivano levati di fatto 60 posti auto, ma questo già l'abbiamo detto, allertando i cittadini i residenti. In realtà, come abbiamo detto già prima, sono 26, infatti meno della metà dello square centrale di Via di Dolabieno sarà interessato al trasferimento. Inoltre abbiamo già trovato il modo di recuperare 6 nella parte davanti dello spartitraffico, quindi a conti fatti i posti sacrificati saranno solo 20. Ci tengo a sottolineare che i cittadini di Via Tuscolana se li sono tenuti per 20-30 anni davanti casa, e quando si parla di posti auto parliamo anche che sulla Tuscolana c'erano i posti auto impegnati. Detto questo, comunque, senza considerare che stiamo lavorando, come diceva anche prima la Presidente,
come richiesto poi dal Dipartimento Mobilità per reperire altri posti, come giustamente ci aveva accennato. Io volevo fare anche un'altra parentesi, che era, volevo ricordare che da questa amministrazione, dalla scorsa amministrazione, scusi, è uscito un atto che andava proprio in questo verso, e lo voglio ricordare perché ce l'abbiamo qua, ed è questo. Questo è un atto che andava in questo senso. Allora la domanda che mi pongo, bisogna avere a volte coerenza anche per fare determinate cose. Vedete, quel famoso giorno del 2016, in consiglio, mi ricordo, c'erano perplessità da parte delle opposizioni, perplessità che hanno fatto sì che, ad eccezione del solo consigliere di Forza Italia, che era favorevole, le altre forze politiche si sono astenute, nonostante il fatto che in campagna elettorale tutti lo hanno portato come cavallo di battaglia. Ci sono state affermazioni, guardi, ne leggo alcune. Ci hanno provato tutti, il primo Rutelli, il secondo Rutelli, il primo Veltroni, il secondo Veltroni, il primo Alemanno e il primo Marino, ma alla fine non ci sono riusciti, ma soprattutto che era difficile, addirittura impossibile, ma che una mozione dopo tutto non si nega a nessuno, tanto non cambia niente. Queste le citazioni, però le avete portate in campagna elettorale. Allora, voglio concludere questo intervento dicendo che... Sì, ancora un minuto e mezzo. Siamo qui con un lavoro portato a termine, con determinazione. Pertanto oggi ci troviamo in quest'aula ad approvare un ultimo atto chiesto dai cittadini. E visto com'era andata nelle scorse amministrazioni, non per volontà di chi aveva presentato una risoluzione, che è questa, ma per chi non ha voluto dare seguito a quel famoso atto e di avere la possibilità di dire: siamo riusciti in un intento quasi impossibile, ma che in realtà bastava solamente dar seguito alla volontà politica, cioè dei cittadini. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Guardi, io glielo concedo, anche se veramente ci sarebbe da sorridere. Vada avanti, consigliere Ciancio. No, è da sorridere perché l'ha chiesto prima, abbiamo preso l'intervento, se glielo concediamo e lei non parla è perché sta aspettando che parli qualcun altro, è evidente. Ma mi perdoni. Allora, vada avanti, consigliere Ciancio, tentativo patetico. Eviti di fare commenti su un intervento di un consigliere. Io mi ha stimolato, il consigliere, posso intervenire quando voglio. Le rassicuro che la mia mano alzata di prima era in funzione del fatto che dovessi intervenire prima io della consigliera Vitrotti. Quindi... Quello che ho detto, eravate lei e la consigliera Vitrotti, è intervenuta Vitrotti, doveva intervenire lei. Ma non c'è niente di male. Consigliere Ciancio, chi sta prendendo in giro, vada avanti. Ma non faccia la maestrina della penna rossa, per carità. Evitiamo, perché mi deconcentro rispetto a quello che devo dire. Vada, siamo tutti interessati a sentirla. Vada. Io ho sentito con attenzione, ma onestamente, rispetto a un atto che ho visto ieri con decorrenza dopodomani, in cui vedo, io come altri consiglieri mi ritrovo a vedere questa delibera oggi, e quando forse qualche giorno fa, perché me l'hanno inoltrata pure via email, ma la repentinità di questo atto che induce una maggioranza rispetto a un problema così importante, ma sentito anche dalle opposizioni, io ritengo che non c'è assolutamente da ridere o da fare ironia sul fatto che intervenga uno o intervenga un altro, cara Presidente. Noi interveniamo perché abbiamo un mandato politico che i cittadini ci hanno consegnato.
come hanno consegnato a 5 Stelle il mandato di governare, e proprio per questo devono guardare avanti, non devono guardare indietro, devono guardare avanti rispetto a quello che si può realmente fare rispetto a un atto che invece alla fine sostanzialmente sposta solamente 3 operatori. 3, il resto lo dovrà fare il Dipartimento. Quindi diamo nome e giusto valore alle parole e agli atti che vengono stipulati. Naturalmente, sentendo la discussione e leggendo gli atti, anche per me sarebbe stato fondamentale visionare delle planimetrie generali dove si pensa prima al recupero funzionale e ambientale di dove vogliamo andare, di dove vogliamo posizionare gli autoveicoli, i furgoni, dove posizionare l'impianto autonomo, il generatore, e come posizionare al meglio un progetto che dovrebbe essere condiviso non solo dai cittadini di Via Lamero, ma da tutto il municipio, da tutta Roma, perché poi Via Tuscolana è una strada di grande valenza commerciale come la Via Appia, che cita pure la delibera. Allora, mi sarei aspettato, perché ho visto lavorare con molta serietà mentre stavo in un'altra commissione, la Presidente della Commissione Commercio, ho visto che ha fatto delle riunioni, però poi mi sono sottolineato anche io questi punti, dice, ma non mi torna il fatto che gli operatori non abbiano presentato una proposta. È impossibile che si sono seduti al tavolo e non hanno presentato una proposta. Quindi sono rimasto alquanto sbalordito che nella data del 5 dicembre non hanno individuato ulteriori aree alternative al percorso di decolizzazione delle attività, delocalizzazione delle attività lecite, perché stiamo parlando di quelle autorizzate. Mi veniva proprio in mente il fatto prima di lasciare libero il campo. Se noi leviamo, naturalmente in un processo condiviso in cui si prepara un progetto, ha detto prima la Presidente che la pista ciclabile invece è stata approvata, come dire, aspetteremo pazientemente il risultato. Quello è un progetto importante, una scelta in cui si levano veramente posti auto da Piazza di Cinecittà arrivato giù al Quadraro. Quindi diventa un progetto imponente e importante, in cui la scelta, come dire, è pesante, non peraltro perché tutti ameremmo vivere in una città dove non ci sono le macchine, però poi dobbiamo fare i conti con quello che c'è e quindi dovremmo fare i conti con quello che è anche il luogo dove vorremmo trasferire questi operatori. Io sono andato a vedere oggi pomeriggio, nel poco tempo che ho avuto, la strada con lo square centrale libero, ma da riqualificare. Comunque, in ogni caso, la scelta deve essere preceduta da uno studio e da un investimento, piccolo, ma un investimento che procura tranquillità, sicurezza per i fruitori tutti e gli operatori in primis. Proprio per questo io inviterei questa maggioranza, a prescindere dalla localizzazione, che di riflettere e pensare che una riflessione più accurata e più attenta sicuramente potrebbe valorizzare una posizione politica così importante. Non è detto che le cose debbano essere fatte in fretta, no? Abbiamo il capogruppo del PD ha chiesto ripetutamente che si riflettesse un po' di più su questa delibera così importante, ma non perché non vogliamo riqualificare l'ambiente dedicato al commercio, ma proprio per non far infilare in una situazione di comodo chi l'illegalità diffusa. L'hanno detto già il fatto che i vigili non ci possono essere su un controllo puntuale e preciso, non ci sono le risorse, per quanto secondo me su Via Tuscolana ci dovrebbe essere in ogni caso. Forse è cambiata la tipologia, perché se è vero che
mezzi, tecnologia, iPad consentono di verificare alcune irregolarità, forse un atteggiamento più consapevole potrebbe ridurre alcune attività illecite su Via Tuscolana. Vado a concludere dicendo che c'era stata una memoria di giunta che avevamo letto sullo stesso problema, che viene poi citata in delibera. Io direi, visto che tutto sommato, alla fine sono tre gli operatori che possono essere trasferiti realmente, mentre il resto è una fase dipartimentale, cioè non sarà questa delibera a farlo decidere. Saranno altri strumenti, ci vorrà una delibera del Dipartimento, dell'assessore Capitolino, di procedere a una, come dire, una riflessione più attenta rispetto a un fatto invece che si può rilevare sgrammaticato. Non mi sarei mai aspettato che un cittadino che abita a due passi da Via Tuscolana deve un po', per difendersi, deve portare argomenti rispetto a uno che abita in via Tito Labieno o via Tuscolana o via Lamero. Io ripeto, per me un progetto ben fatto riesce ad avere successo. Quindi la condivisione è il primo passo, ma questo, come dire, è diventato un'abitudine un po' su tutte le cose, sui regolamenti che vogliamo approvare tout court ogni giorno in aula. È una cosa che non va bene, ci ritroviamo oggi a litigare in modo così aspro che secondo me non è produttivo né per chi vuole governare né tantomeno chi nei banchi dell'opposizione cerca di portare un contributo che non dico debba essere di supporto, di spinta propulsiva, ma deve essere quel sale della democrazia che fa bene soprattutto a tutti noi in questo momento. E voglio ricordare che le petizioni di solito vengono fatte raccogliendo delle firme dove i cittadini le portano e vengono ascoltati. Non mi è sembrato che questa delibera e questo processo abbia avuto questa accortezza e questa partecipazione vera. Quindi mi auguro che ci ripensiate e che la delibera possa essere sospesa e discussa nei termini e nei modi che un provvedimento del genere merita. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Io rimango veramente così allibito. Perché, e capisco anche l'imbarazzo che c'è nello schieramento opposto sentendo le loro parole, e dobbiamo aspettare ancora del tempo perché 3 anni e mezzo non sono stati sufficienti, no? A portare a termine questo processo che è iniziato il 1 aprile del 2014 con la risoluzione numero 10 a firma, come dicevamo prima, dei consiglieri, cito quelli che allora erano presenti e sono oggi presenti, 22, erano 22 voti favorevoli all'unanimità dei presenti, ok? E sono qui riportati, quindi chi è interessato può andarla a cercare su deliberazione ed atti, ok? Benissimo, quindi io leggo questi nomi e adesso mi trovo veramente così in difficoltà a comprendere cosa sia cambiato. Il procedimento non è, ho sentito parlare di una sgrammaticatura, non so, comunque di una sintassi della politica declinata in modo errato. E che cosa dovevamo fare? Ci sono delle competenze, lo sapete, alcune sono di carattere municipale, altre sono di carattere dipartimentale. Questa è una delibera, non è un atto di indirizzo, è una delibera di giunta che pone in essere delle, non delle indicazioni, degli ordini, delle procedure da attivare. Non la rileggerò perché tanto l'avete avuta. L'avete avuto il tempo sufficiente per leggerla, per darne una valutazione personale, di gruppo, politico.
avete avuto anche l'opportunità di discuterne in commissione. Nelle tre commissioni fatte a inizio anno 2016, anzi era settembre, sì, 2016, si è cominciato a discutere di questo problema. Poi qualcuno rimane assente e poi dopo diciamo non si ritrova più con le informazioni, perché è un percorso che si costruisce. Adesso veniamo qua e troviamo che siamo stati all'oscuro, non sappiamo, ho un altro minutino, altri 5 minuti, dobbiamo parlare. Di cosa dobbiamo parlare? Di un problema che c'è da anni, che affligge le due arterie più commerciali, più importanti del nostro municipio. Di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare dei posteggi? Siamo stati rassicuranti? Forse sì, forse no. Comunque c'è un progetto per risolvere il problema, quindi non è che siamo sordi. Gli operatori? Gli operatori sono stati ascoltati. Il processo c'è stato. Poi c'è qualcuno che vuol far finta che non vi sia stato e vuol continuare a procedere come si è proceduto negli anni precedenti, e cosa ha portato a fine consigliatura 2016? Al nulla, al nulla. Oggi siamo qui con una delibera di giunta che dispone la delocalizzazione di 20 postazioni di commercio sulle aree pubbliche attualmente autorizzate, eccetera, eccetera, l'individuazione delle aree precisamente dove dovranno andare, di dar mandato agli uffici competenti municipali, di dar mandato all'ufficio tecnico municipale, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a conclusione, fatevene una ragione. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, consigliera Biondo, le ripudi solamente alla fine. Ma era già intervenuta? No, non è. No, mi stavano chiedendo. Sì, consigliere Biondo può intervenire e poi il consigliere Giuliano. Sì, grazie. Grazie Presidente. Intanto una precisazione che ci tengo a fare, perché le parole sono importanti. Io credo che dobbiamo fare chiarezza innanzitutto su un punto, ovvero che non è che esistono gli operatori di un settore, poi esistono le associazioni, poi esistono i commercianti, poi esistono i comitati e a parte esistono i cittadini. Partiamo dal presupposto che siamo tutti cittadini e che tutte le persone che sono intervenute oggi sono cittadini, perché non possiamo considerare che sono cittadini solo coloro che votano in questo municipio. L'amministrazione municipale e la politica nella situazione in cui ci troviamo a governare una città complessa deve avere rispetto di tutti, e quindi forse è solo una questione linguistica, ma ci tengo particolarmente al fatto che tutti abbiano la dignità di essere cittadini, che essi siano amministratori di questo municipio, operatori commerciali o residenti che però nella loro vita immagino facciano un lavoro, eppure sono cittadini. E voglio ringraziare la maggioranza per aver ricordato una cosa e con l'occasione voglio ribadire la posizione del Partito Democratico, perché qualcuno sta cercando di fare poca chiarezza su questo. Proprio perché avete ricordato la delibera di qualche anno fa, avete ricordato la nostra partecipazione in commissione, io voglio dirlo molto chiaramente. Il Partito Democratico non è contrario alla riorganizzazione, e come ha detto prima la consigliera Vitrotti, non abitiamo su Marte, non è che non ci rendiamo conto che esiste un problema di agibilità e di accessibilità della via Tuscolana. Stiamo semplicemente dicendo però che nel contemperare le esigenze di tutti e nel dover amministrare un territorio complesso avremmo gradito un po' più di attenzione e di ascolto. E questo perché sostanzialmente, non perché vogliamo difendere qualcuno piuttosto che qualcun altro, ma perché fondamentalmente l'esito a cui arriviamo con la delibera di oggi non ci convince per niente, non ci convince innanzitutto perché non pensiamo che risolva il problema che oggi condividiamo, e vi spiego perché, e non ci convince perché nei fatti crea un ulteriore problema sul nostro territorio. E proprio perché qualcuno chiedeva perché un anno fa abbiamo chiesto di fare una risoluzione e non una mozione, io oggi quella polemica la rivendico,
perché con questa delibera nei fatti noi oggi siamo nelle condizioni reali di poter spostare solamente 3 postazioni su 20 e per il resto rimandiamo al ripartimento che ha dato un parere di massima e quindi se voi state sereni io sinceramente come persona che cammina su via Tuscolana prima ancora che come componente della commissione commercio non sono serena perché nel delibera noi giustamente perché per fare capire anche ai cittadini qui presenti la differenza perché poi purtroppo gli atti parlano da sé e c'è una differenza sostanziale nella forma amministrativa in cui decidiamo di esprimerci noi possiamo oggi dare mandato agli uffici municipali competenti di procedere con propri atti dirigenziali alla delocalizzazione delle aree di nostra competenza numero 3 posti e invece interessiamo il Dipartimento Sviluppo Economico per l'emissione degli atti dirigenziali di propria competenza per la medesima finalità. Allora, che l'esito di questo percorso lungo, faticoso, sia quello di interessare il Dipartimento, sinceramente, scusate, non ci soddisfa. Non ci può soddisfare, perché noi in questo caso state sbandierando che avete risolto il problema del passaggio e delle passeggiate, della capacità dei cittadini di vivere degnamente via Tuscolana, nei fatti stiamo semplicemente facendo una cosa che potevamo fare in altro modo e arrivare oggi con la sicurezza di dire non solo ai commercianti e alle associazioni di categoria che arrivavamo a questo obiettivo avendoli ascoltati perché il percorso è stato partecipato dopodiché se la partecipazione è fare gli incontri tra di noi pure io faccio un sacco di riunioni durante il giorno ma non le faccio in commissione e se c'è un motivo per cui noi stiamo qua è perché queste cose vanno discusse nelle sedi preposte noi le associazioni di categoria non le abbiamo mai viste i cittadini qualche volta pure troppo poco perché mi sarebbe piaciuto confrontarmi ancora di più perché io ad esempio a differenza della consigliera Vitrotti non ci abito su via Tuscolana e allora sarebbe stato utile non solo portare qualcuno che faceva uno spot prendeva una posizione per poterla mettere a verbale ed avere un pezzo di carta che giustificava la vostra posizione ma era forse opportuno confrontarci fino in fondo e mi sono fatta lo scrupolo che io non ci fossi stata nella commissione in cui erano state convocate le associazioni di categoria invece proprio oggi ci dicono che la prima convocazione l'hanno ricevuta il 5 dicembre cioè 12 giorni fa per la prima volta le associazioni di categoria ma stiamo scherzando no, oggi ci hanno detto non sono parole mie oggi ci hanno detto querelatelo, si ha detto una bugia, nel senso. Presidente, in questo caso deve chiedere di stare zitti mentre si sta parlando. È santa pace, ma qui c'è un regolamento che o si prende sempre o non si fa mai. No, non è un dibattito. Non è un dibattito, ce lo ripetete fino allo stordimento. Non è un dibattito. Lo dica alla sua maggioranza. Allora, io vi invito, dato che poi qui ci diciamo tutti un sacco di parole e poi appunto fanno fatica a seguire i fatti, dato che voi siete il movimento delle cose concrete, querelate il signore che prima era qui della CISL che evidentemente ha detto una bugia, se avete questo coraggio ci avete ragione, se non avete questo coraggio vuol dire che forse un po' di ragione ce l'aveva lui, perché se no non è possibile che ognuno ha la sua verità in questo consiglio, perché viviamo nello stesso territorio, parliamo degli stessi problemi e poi però sembra che non c'è mai un punto di caduta comune su cui confrontarci onestamente. Quindi per ritornare a quello che dicevo, la risoluzione che noi vi chiedevamo a suo tempo e il motivo per cui non ci convince la delibera di oggi è perché da una parte voi non state dando nessuna garanzia ai cittadini di questo municipio che quelle postazioni verranno eliminate, perché ad oggi non è così e su questo ci dobbiamo dire la verità. Se volete che vi diciamo avete continuato un percorso che va nella direzione di spostare, vi faccio un applauso, ma dire che oggi questo è un grande obiettivo sinceramente mi sembra una presa in giro. E l'altro motivo per cui non siamo d'accordo rispetto a questo atto che nei fatti impegna l'amministrazione comunale a fare qualcosa, cosa che noi non potremmo fare tramite una delibera di questo consiglio, è che
proprio perché non siamo nelle condizioni, per una questione di competenze, che è una parola che vi piace tanto, di risolvere questo problema su tutte e 20 le postazioni, noi in questo momento stiamo esponendo l'amministrazione a dei ricorsi amministrativi che potrebbero costarci cari, ed è questo il motivo per cui chiediamo più tempo, non perché vogliamo cambiare le carte in tavola, sia chiaro, ma perché vogliamo assicurarci che l'amministrazione stia facendo un percorso innanzitutto legittimo e secondo onesto nei confronti dei cittadini e operatori. L'ultima cosa che ci tengo a dire proprio per la trasparenza è che, come dicevamo prima, noi la nota protocollata ce la siamo andati a prendere perché non abbiamo saputo leggere tra le righe di questa delibera, in cui c'era solo scritto che le associazioni erano state convocate e non avevano dato nessuna alternativa, facendo quasi intendere tutto sommato gli sta bene. Invece il parere delle associazioni di categoria è assolutamente negativo. Io non voglio entrare nel merito di questa cosa, però su questo vorrei di nuovo chiarezza e onestà, e sulla base di questo ci potremmo confrontare. E poi infine io vi chiederei, anche perché stiamo andando verso un periodo complicato, rispetto a questo tema, una volta per tutte, di dire da che parte state. Perché mentre l'amministrazione regionale di Nicola Zingaretti stabiliva in conferenza delle regioni che bisognasse entro la fine del 2018 andare a bando con le concessioni del commercio su area pubblica, così come previsto dalla direttiva Bolkestein, il presidente di commissione Coia stava in piazza con i no Bolkestein a dire che invece non bisognava affrontare questo argomento in queste condizioni. Allora, il tema è che noi siamo stati eletti per risolvere i problemi, non per stare da una parte o dall'altra, non per tirare la giacchetta ad un'associazione piuttosto che a un operatore. Se da una parte state in piazza con i commercianti, oggi li avete denigrati e non avete neanche avuto la decenza di ascoltarli. Noi invece pensiamo che bisogna entrare nel merito delle questioni, che i problemi vanno risolti piano piano, una volta per tutte, ma con onestà, e invece per questo questa delibera non ci conforta, perché non c'è neanche un indirizzo politico chiaro rispetto a qual è l'interesse che il Movimento 5 Stelle vuole tutelare. Da una parte non avremmo le bancarelle spostate così come state annunciando urbi e torbi oggi, dall'altra avremmo i commercianti non solo arrabbiati ma che probabilmente ci faranno ricorso. Grazie. Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, mi preme intervenire, e lo faccio in questo momento, perché nella grande indecisione che poteva avere nel mettere insieme i dati e i vari argomenti, alla fine dentro ognuno di noi scatta un meccanismo che è quello della coerenza, per cui mi viene spontaneo fare questo intervento. È normale che la collega che mi ha preceduto ha fatto degli esempi di espressioni di categoria, quindi ci sono i cittadini, ci sono i commercianti ambulanti, mancano i commercianti, quelli di sede fissa di Via Tuscolana, per me è un peccato che non ci sono. Poi non si lamentassero però se certe cose non vanno come devono andare, probabilmente avranno fatto dei colloqui con chi di dovere, però in questa sede manca, come si dice, la terza gamba, quelli che insieme ad altri soggetti hanno un problema. Allora io mi rendo conto che dopo 12 anni probabilmente c'è chi dice che sono già abbastanza vecchio politicamente per poter andare avanti, ma, e lo diranno sicuramente, però in 12 anni che assisto in quest'aula ne ho sentite di dire di tutti i colori, cioè di più, di meno, cioè tutto il contrario di tutto. E questo a me mi lascia l'amaro in bocca, in quanto ci sono momenti in cui certi argomenti vengono portati ad esempio e in altri momenti invece si fa la cosa opposta. Per quanto riguarda il ragionamento di questo municipio, io non sfido chiunque a dire nelle scorse consigliature che questo non era un problema sentito. Sfido chiunque, io c'ero, quindi probabilmente
oltre che a perdere i capelli, ma se perdo pure la vista e udito, insomma, diventa un problema. Però non si è mai risolto, perché sentivo dire che era una competenza dipartimentale, e per cui col dipartimento che ci vuoi fa? Non è facile discutere col dipartimento, e quindi questo leitmotiv è andato avanti per tanti anni. Ma perché avevamo comunque un assessore che qui è stato 12 anni assessore al commercio e conosceva il meccanismo, ci ha messa tutta, però probabilmente il dipartimento era più forte e quindi questo non lo permetteva. Ma non ha permesso, al di là che non bisogna demonizzare le categorie qualunque, perché pure il cittadino a questo punto diventa una categoria, perché non è che si facendo un'azione diversa uno contro l'altro che si risolve il problema. La Presidente ha detto, fra le cose che possono essere discutibili, e per me lo sono, come meccanismo di metodo, ha detto una frase però che deve far riflettere tutti, e ha detto: si difende oggi quello che non può essere difeso domani. Allora io dico, su questo metodo io mi posso trovare consenziente. Perché? Perché se io ce l'ho con gli ambulanti, oggi io faccio quello che mi pare con gli ambulanti, quindi li costringo, non li faccio muovere, gli do un'altra soluzione, non gliela do, eccetera, eccetera, rimane tutto appeso. Domani arriverà qualcosa che non li potrà più difendere. E allora, e di conseguenza, la via Tuscolana può rimanere una strada ancora incasinata, oppure avere quella parvenza di linearità e di strada statale come sono tutte le altre. Ma io ci tengo affinché qualcuno che oggi non può essere difeso lo possa essere domani. Perché? Perché l'equilibrio fa sempre la differenza. Non bisogna mai spostare la lancetta da una parte o dall'altra, bisogna sempre essere coerenti. E quindi non è che uno ce l'ha con gli abitanti di Vedito Trabiano, ci mancherebbe altro. Non è che uno ce l'ha con gli abitanti di via Giulia Agricola, che abbiamo fatto una battaglia per far togliere i pup. Non è che uno ce l'ha con piazza Quinto Curzio, che la situazione è scandalosa di quel quadrante. Non è che uno ce l'ha con via Marco Fulvio Nobiliore, dove stavano prima. Nessuno ce l'ha con nessuno, ma fatto è che bisogna comunque regolamentare. Io vengo, e lo dico, no? Perché oggi io come Fratelli d'Italia mi trovo in una situazione ovviamente sempre diversa, contro chi ha governato questo municipio per diversi anni e contro chi oggi cerca di governarlo a modo suo, sì, a modo vostro, perché ci avete voi delle fusioni, delle sfumature un po' diverse, però cercate di governarlo, chiaro? Ma a me non interessa questo, a me mi interessa essere parte rappresentante di un meccanismo che possa un domani essere di garantire, oltre all'onore di poter essere stato consigliere, essere consigliere, ma anche l'onere di poter rappresentare dei problemi a prescindere. Perché quando noi andiamo a casa non è che se abbiamo facilitato un meccanismo a discapito di un altro noi stiamo bene, perché io mi sono trovato in questa cosa, io mi sono trovato in un meccanismo che non c'entra niente ma è un esempio, dove alcune cooperative edilizie a discapito di altre venivano avvantaggiate, e questo non va bene. Allora, non cadiamo in questo sbaglio, cara Presidente, non cadiamo in questo sbaglio. A me non mi interessa se gli uffici tecnici hanno fatto delle dimostrazioni, piantine, eccetera, i vigili hanno fatto una relazione, ognuno fa il lavoro suo. Noi facciamo un lavoro politico, dobbiamo dare un contributo. Bene, allora questo contributo è stato dato? Ci hanno detto di sì, in capigruppo, come ha detto la consigliera Pitrotti, così se può ripete, poi interviene, ha fatto una domanda, è stato dato, basta, è stato dato, quindi uno sta tranquillo che è stato dato. Se qualcosa non funziona, ovviamente bisogna risistemarla. Però la cosa che non si può permettere è che noi veniamo da un municipio, e mi sembra che poi i dati siano quelli che la gente si è stancata, no? Si è stufata, quindi ci abbiamo rimesso un po' tutti per il sistema politico che comunque abbiamo subito, dall'alto a scendere su, giù fino alla periferia, dove in questo municipio c'è stata, insomma, uno che di politica, come si dice, artigianale e simpatica l'ha fatta, il Presidente Medici in questo municipio ovviamente faceva la sua tipo di politica particolare, no? Era il municipio dove tutto era permesso. Oggi non possiamo più permettere di permettere,
Oggi dobbiamo essere in grado di poter governare. Io lo dico sempre, questo municipio deve diventare attore principale, perché anche questi consiglieri, quest'aula, devono avere, come si dice, devono stare a livello di questo ruolo, perché poi quando usciamo dobbiamo comunque andare a testa alta e nessuno ci può dire di aver fatto i giochetti, perché è facile dire ah bravi commercianti di tutta ragione, beh, non andate da nessuna parte, ah bravi cittadini, da qualche parte noi dobbiamo andare, non possiamo, abbiamo un altro ruolo. Ma io lo dico forse a me stesso, scusatemi se lo ripeto, ma lo sto dicendo a me stesso, perché non è che uno esce da casa con la soluzione, cioè a volte si sente, si modifica, si confronta, a volte uno deve anche fare il mea culpa se è intelligente, perché tutti possono sbagliare, ma a volte bisogna anche essere coerenti, perché la coerenza non è semplice da portare avanti. E quindi non si può supportare quello che non è supportabile. Nell'immaginario collettivo, quello che si vede, no, è che Roma è piena di buche, Roma non funziona niente, Roma c'è, Roma però su via Tuscolana, per quanto ci riguarda, non è vivibile. Ma come non è via Appia, parliamoci chiaro, non è solo quelle che sono dalla parte nostra, cioè quelle che stanno nel nostro territorio, non dico quelle di altri municipi. Però, no, in 30 anni, in 20 anni, in 12 anni io non ho visto fare nulla. Ma non posso pensare che nessuno ci ha mai provato, perché sarebbe riduttivo. C'erano dei meccanismi che non venivano permessi, c'erano delle rigidità che non aiutavano. Allora noi qui abbiamo fatto un percorso. Io feci una battuta in consiglio l'ultima volta, quando abbia stata fatta la mozione o risoluzione, non mi ricordo. Ho detto mi astengo perché voglio vedere se siete proprio in grado di farle queste cose. Mi viene da ridere, perché voi fate sempre con molta facilità, no, atti che sembrano complicati, per voi sono facili, ma beh di voi insomma. Però io dico, voglio vedere se questa cosa riesce a prendere corpo. Oggi arriviamo in aula in un contesto, in un atto che prende corpo. Io non posso non essere, tra virgolette, d'accordo, perché ce l'avevo nel mio programma. Non è che avete scoperto l'acqua calda, ma perché comunque ce l'aveva pure il PD nel suo programma, sono convinto. Cioè, una cosa di intervenire, sistemare e dare ragione agli ambulanti e dare ragione ai cittadini, ai commercianti, ce l'avevamo tutti nelle nostre corde. Non posso pensare diversamente. E nel momento in cui questo percorso inizia ad andare avanti, non possiamo non essere d'accordo. Io non capisco come. Certo, adesso è normale che viene Vito Titolo Abieno e ci dice che non va bene. Allora spostiamoli a Piazza Quinto Curzio. Poi arriverà qualcuno che ci dirà no, Piazza Quinto Curzio ci sono i box, è privata, non si può pulire. Spostiamoli davanti al municipio, no, perché davanti al municipio va la sicurezza, i servizi, i sottoservizi, non si può fare, eccetera. Allora, da qualche parte questi devono lavorare. È normale che abituati sulla via Tuscolana non è facile trovare un'altra area. Io questo lo capisco, è ovvio, di uguale importanza, è ovvio. Allora si può andare comunque, no? Andiamo oltranza, vediamo quello che succede. Oggi non si vota quest'atto e vediamo quello che succede. Poi dopo però si ricorrerà ovviamente a comunque a situazioni dove, oddio mio, adesso mo ci levano a bolca e stai tutte queste robe, eccetera. Ci sarà il casino famoso, perché noi non riusciamo a programmare, noi non riusciamo ad avere in mente la programmazione, dobbiamo sempre stare comunque in emergenza. Quando si può programmare non va bene. Allora, non sarà l'ottimo questa cosa, Presidente, dovrà mettere più attenzione probabilmente a quella situazione lì. Io sono d'accordo nell'azione. Poi qualcuno ha detto che il metodo, perché guardi gli appunti ho dovuto prendere, perché poi ho detto o me ne vado oppure cerco di dire qualcosa, ma i tempi sono sempre stretti, già vedo che la Presidente in qualche modo, no? Cioè qualcuno dice il metodo sbagliato, no? Ma qual è il metodo sbagliato? Se noi avessimo avuto un metodo nelle scorse consigliature, qui in questo municipio, staremmo deluso. Neanche il metodo c'era. La politica qui veniva fatta così come capitava. Ma di che parliamo di metodo? Ma io dico, cioè, cerchiamo di essere seri, no? Allora vogliamo dire, sinceramente il meccanismo non è al 100%. Bene, e allora mi trovo d'accordo nel dire di dare valore aggiunto a quello che non funziona, di modificarlo per ottenere il massimo. Presidente, lei dice
Io non faccio perdere 60 posti, non ne faccio perdere 20, non ne faccio perdere nessuno, perché dall'altra parte farò altri parcheggi. Questa è una cosa però che andava messa, perché se andava messa oggi avevamo un problema in meno, perché poi si capisce sto titolo abbieno se è una via commerciale o una via che non funziona. La devo interrompere, consigliare. Ha finito. Lo so, però gli altri hanno parlato un po' di più, ho preso i tempi. Allora lei mi sta, come si dice, boicottando. Ha ragione. Un minuto? Io volevo fare la severa con lei, ma lei... Va bene, no, va bene, ma capisco che è tutto giusto. Però non è una cosa questa che... Uno non è che interviene per vezzo. Io sono intervenuto perché credo che possa comunque essere giusto parlarne. E credo che il contributo di ognuno di noi sia fondamentale. Io mi sarei aspettato che tutti i consiglieri dovessero parlare, ma non perché non si sono fatte le commissioni. Le commissioni si sono fatte, si faranno, tutto, però serve comunque avere, quando ci abbiamo gente, comunque far capire che qui non è che si fa il gioco sotto sotto, qui si devono fare dei meccanismi che vanno per risultati. E quando è giusto e va per risultato, chi lo fa lo fa. Io non mi vergogno a dirlo. Io sono d'accordo. Se qualcuno porta un risultato per territorio, va bene. Noi siamo qui, l'opposizione, per criticare quello che non funziona, quello che comunque non viene messo in condizione di far funzionare, quello che comunque non viene preso in considerazione. Ma se qualcosa viene preso in considerazione, bisogna comunque prendere atto e comunque partecipare, e la partecipazione serve comunque a dare il contributo. Quindi, concludendo, volevo solo capire che al di là, Presidente, visto che sta in aula, al di là della situazione, no? E anche prima Ercola Santi, persona con la quale abbiamo condiviso diversi anni di politica, giustamente si è fatto portavoce di una realtà, però mi sembra che potrebbe essere già sgonfiata quella con le sue dichiarazioni e interventi. Il problema rimane invece quello dei commercianti, degli ambulanti. Io penso che un pochino ci rimettono un po' tutti in questa situazione, però è anche vero che in questa situazione chi ci gode, perché c'è differenza fra ambulanti e abusivi, è ovvio, e chi ci gode sono quelli abusivi, perché quando voi state in fila si ficcano dentro quelli abusivi, ok? E lì si forma una linea, un'ottica lunga, e non è facile individuare chi è idoneo e chi non è idoneo, perché bisognerebbe fare dei controlli dove i vigili dovrebbero comunque avere quella maggiore possibilità di personale e di indicazione di economicità per poterlo fare. Se da lì se toglie tutto e quindi si va a collocare, possiamo prendere in esame, questa è una cosa che hanno detto, mi sembra, i sindacati, di un ulteriore spacchettamento? Io penso che possa essere utile, no? Invece farlo in due posti, in tre posti, che così almeno non pesa e non gravano solo su due parti? Benissimo, io sarei d'accordo anche in questo. Però, consigliere volta, Giuliano, finisco, devo proprio, una volta che poi si levano dalla via Tuscolana, neanche gli ambulanti, gli abusivi ci possono stare, perché sarebbe un colpo d'occhio. E quindi sarebbe però compito, poi dopo non possiamo esimerci, dal fatto di chiamare il comandante dei vigili, di fare un'attività precisa di controllo, perché non è che possiamo dire a loro tempo di dover scaduto fare modifica e poi dopo gli altri ci si mettono come gli capita. Quindi io penso che dobbiamo comunque andare avanti, ma cercare di trovare tempo poi scaduto qualcosa che possa essere migliorativa. Non male, va. Però. No, ma a torta, 12 minuti, ma poi mi ha fatto fare 15 prima. Allora, vorrei che vi rendeste conto che ho dato più tempo a tutti e misuratevi. Allora, consigliere Guido, proprio perché l'argomento è importante, ho dato più tempo a tutti, misuratevi. Consigliere Guido, sì. Grazie Presidente. Le chiedo di essere di 10 minuti, così evitiamo... No, se arriva a 10 minuti mi stacchi pure il microfono, non c'ho problemi. Allora, è stata... stacco da solo. Allora, è stata una lunga discussione, anche un po' complessa, molto sentita da tutte le parti, perché davvero c'è l'argomento è molto molto complicato. Cioè, non tanto dal punto di vista politico quanto sociale. Allora, io però comincerei proprio dall'aspetto politico e faccio una piccola parentesi. Allora, il Partito Democratico ha parlato, rivolgendosi a noi gruppo di maggioranza, di chiarezza, onestà e di decenza.
Allora, a proposito di chiarezza, onestà e di decenza, io faccio riferimento a un fatto, che nel 2014 e nel 2016 il Partito Democratico ha votato a favore per la delocalizzazione degli spazi, delle locazioni su via Tuscolana, e oggi voterà contrario a questo atto. E a proposito di chiarezza, onestà e decenza, anzi probabilmente il Partito Democratico oggi, pur presente in aula, non parteciperà proprio al voto, e questa è un'indecenza, se permettete. Allora, consigliere Guido, non deve guardare al pubblico. Assolutamente, non ci si rivolge al pubblico, ci si rivolge di qua. La prego. Allora, io ringrazio il Partito Democratico per le interruzioni sempre molto democratiche. Allora, proprio perché è Partito Democratico. Allora, quindi non voteranno proprio l'atto, questa è un'indecenza. A proposito di chiarezza, decenza. Sappiano tutti in quest'Aula che il Partito Democratico, che l'ha messo nel programma elettorale come tutte le altre forze politiche, ci ha votato, ce n'è 14 e ce n'è 16 c'è a favore, e oggi non voterà quest'atto. Ora, scendendo un attimo invece sul punto un po' più importante, che è quello sia tecnico ma soprattutto sociale. Allora, c'è una parentesi sul titolo abbieno. Quei 26 posti andranno persi, 6 saranno recuperati, e questa amministrazione si è messa in testa anche di recuperare tutti gli square fino a Viale Monia. Quindi gli stessi cittadini di Titolo Abieno hanno detto che la via c'è molto commerciale e per questo va salvaguardata. Questo è un punto a favore invece degli ambulanti che ivi andranno, no? Perché anche in base alle prescrizioni dei vigili sull'aspetto tecnico, cioè quell'area lì è stata decretata come idonea per l'appunto. Venendo invece sul fatto anche un po' tecnico quello, ma anche un po' sociale, sulla via Tuscolana nel particolare. Allora, è stato approvato un progetto di pista ciclabile. Ci sono stati dei ricorsi, dei controricorsi. Il progetto adesso è ripartito. Sulla Tuscolana ci sarà questa pista ciclabile. Non ci sarà probabilmente neanche più lo spazio né per gli ambulanti né per gli abusivi di cui si sta parlando fino a che si sono citati. E dal punto di vista tecnico, vi dico che fra qualche mese ci sarà un'altra mannaia che capiterà fra capo e collo sulle nostre teste, che è la Bolkestein. Questa Bolkestein, su cui ovviamente il Movimento 5 Stelle è contrario perché ha fatto battaglie e continua a farlo in Parlamento, ma non devo stare qui io a dirlo, anche se rappresento a livello municipale il Movimento 5 Stelle, e andrà, io spero, il più tardi possibile, ma comunque nei prossimi mesi si avvierà questo iter, immagino. Questo vuol dire che si perderanno molte postazioni, che si andrà a bando, che saranno scelte e altre postazioni, eccetera. Allora, vista la pista ciclabile, visto il trentennale dialogo sul decoro, sulla sicurezza, eccetera, della Tuscolana, questo è un problema, sociale, sentito da tutti, quindi non ce lo neghiamo. Gli spazi non ci saranno più. Quindi anche con i nuovi bandi della Bolkestein non si potranno fare bandi sulla Tuscolana. Allora, noi come amministrazione, noi come maggioranza potevamo aspettare la Bolkestein, va bene? Cioè, perché in questo modo decadevano queste licenze, poi si andava a bando, eccetera, eccetera. Noi ce lavavamo le mani, e invece con senso di responsabilità, e io voglio che sia questo messaggio a passare, che orientando il passaggio di questi ambulanti dalla Tuscolana, in questo caso a Titolo Abieno, come nell'altra area che è stata decretata, i posti di lavoro noi li stiamo, a nostro avviso, tutelando e salvaguardando, perché sulla Tuscolana, sia per la ciclabile, sia per tutto il resto che ho già detto, non ci saranno più postazioni. Quindi noi ci stiamo premunendo prima per poter garantire a queste persone il loro sacrosanto posto di lavoro, perché noi potevamo stare fermi, aspettare la Bolkestein, senza fare questo consiglio, questa partecipazione e tutto quanto. Ma questa è la verità, che sulla Tuscolana non ci sarà più spazio. Quindi noi ci stiamo premunendo un anno prima della Bolkestein, di continuare a garantire questo posto di lavoro per questi ambulanti che devono lavorare. È sacrosanto, perché è vero che non c'è decoro sulla Tuscolana, ma non è manco vero che è tutta colpa loro.
Cioè, voglio dire, loro sono un comparto, lavorano, va bene, hanno, hanno questa necessità con la Bolkestein, con questa pista ciclabile, lì sicuramente non ci saranno più. Allora che stiamo facendo noi qualche mese prima? Cioè, gli stiamo dando un'altra possibilità per continuare a lavorare. Poi che via Tito Labieno non sia commerciale come la Tuscolana, per noi questo è chiaro, però è commerciale, c'ha tutte le prerogative tecniche. Quindi questo è quanto. Questo è il messaggio che vorrei che passasse, cioè, da questo Consiglio Municipale. C'è perlomeno c'è da parte della maggioranza, perché poi il PD tanto non potrà, quindi cioè, non è questo il punto. Però c'è l'alternativa, c'era la nulla facenza, e lì sì che si perdevano i posti di lavoro. Grazie Presidente. Ci sono ancora interventi? Consigliere Stelitano. Grazie Presidente, signori consiglieri, Presidente Lozzi. È la prima volta che la chiamo Presidente, Presidente, perché devo dire che lei è molto, io ho una forma di invidia di lei, perché avere in aula un gruppo di cittadini sempre uguali e precisi e assistere a un consiglio per sostenere il Movimento 5 Stelle, io veramente provo invidia. Il Partito Democratico non è molto organizzato come voi. Io capisco che fare incontrare i cittadini... Presidente, lo faccio stare in silenzio. Sì, veramente, silenzio. Grazie, finito. Silenzio. Grazie. Silenzio. Allora, dicevo che stare sulla via Tuscolana con un banchetto il sabato pomeriggio è normale che i cittadini... Ma quando le state governando? Quando togliete queste bancarelle? Gliel'hanno chiesto al primo Rutelli, al secondo Rutelli, al primo Veltroni, al secondo Veltroni, al primo Stelitano, al primo Ciancio, al primo consigliere Giuliano, tutti ci hanno chiesto. Poi bisogna farle le cose, bisogna farle con le norme, perché l'amministrazione non ragiona con le promesse così sul marciapiede, perché poi alle promesse abbiamo dato un articolo di legge, una delibera, dei numeri, eccetera, eccetera. Perciò io mi rendo conto che fra sei mesi, io difficile penso che si possa risolvere questo problema. E io, guardi, mi creda, Presidente Lozzi, gliel'ho chiesto un sacco di volte a De Simone di spostarli. Ma non tanto per il sabato pomeriggio, andare con la carrozzina sulla via Tuscolana, i vecchietti, quelli che camminano, è una cosa pazzesca. Perché poi non è vero che le bancarelle danno fastidio ai commercianti, perché se voi andate in un bar a prendervi un caffè e c'è sta fila, fate la fila a prendere il caffè. Se non c'è nessuno dentro quel bar, il caffè non ve lo prendete, perché sicuramente fa schifo. Esempio banale, me ne rendo conto. Però si capisce, e se lo capisce qualcuno lo possono capire tutti, banalmente. Perciò quello che voglio un attimino dire è che poi riempirsi la bocca di salvare i posti di lavoro, che non sono posti di lavoro qualsiasi, perché oggi i nostri figli non vanno più a fare questo lavoro, perché purtroppo i nostri figli non hanno più fame, e per fare questo lavoro li mandiamo tutti all'università, al master, in America a fare il corso di inglese, di spagnolo, di francese, e poi sono disoccupati. Queste bancarelle sulla via Tuscolana servivano per dare un pezzo di pane duro a quei cittadini che avevano avuto problemi, ma non 5 anni fa, 15 anni fa, 50 anni fa, quando questa gente era in difficoltà. Noi a questo municipio, nelle scorse consigliature, abbiamo fatto una cooperativa interna per aiutare interventi operativi nelle scuole, perché quelli erano ragazzi con dei problemi e hanno lavorato con problemi di droga, con problemi di ex... che uscivano dal carcere, eccetera, eccetera. È un senso di dare... Perciò in tutti questi anni si è voluto
e questo tipo di lavoro. E questo tipo di lavoro. Adesso li spostiamo a viva titolo a Bieno. Prendiamo sia in giro questi che li spostiamo, perché a parte che secondo me non ce vanno. Ma bisogna vedere se possibile. L'altro giorno io, per caso, perché non vengo più in commissione commercio, il comandante dei vigili urbani Napoli, che è persona di grande esperienza, di grande competenza, ci ha detto: io vi faccio tutto, beh, basta che mi date il personale. Ma dove sta sto personale? I vigili urbani sono diminuiti del 40% a Roma. Quando uno fa un lavoro, lo deve fare insieme a una complessività, guardare la viabilità, guardare l'ufficio giardini. Io mi immagino quest'estate, quando quei pioppi germogliano, questa gente che va in giro con l'ombrello, che escono... eccetera eccetera. Io mi immagino che la mattina, per andare da una via a un'altra, che la gente che deve passare per via di Tolabieno, che cosa succede? La guerra succede, sì, ma uno non si rende conto, perché è facile prendere le problematiche del cittadino. Io i cittadini stasera non li vedo solamente dei cittadini di Tolabieno. Voi siete dei cittadini del Movimento 5 Stelle, che giustamente raccogliete tutti i sabati le firme. Scusi, può rimanere in tema? Sì, è in tema. Che è su Scolana, che no, soprattutto non parlare col pubblico, c'è visto che mi ha citato anche a me. Grazie. Rimaniamo in tema veramente, perché insomma il pubblico non è il tema di oggi. No, allora, signora Presidente, io capisco la difficoltà. Pensi che io in aula c'avevo Antipasqua, che vi assicuro era molto più fuori posto di me. Però io ritorno al mio posto, fuori posto nel senso no politico, non personale. Guardi, politico. Guardi, non voglio, vado avanti. Perciò, se lei mi interrompe, io continuo, anche perché io sono asfissiante, sono 18 anni che sto qua dentro. E allora, detto questo, e finisco, questo problema andava affrontato. E guardi, lo dico che nella scorsa consigliatura, quando abbiamo deciso di fare i PUP e poi abbiamo deciso di non farli più, il PUP di Giulia Agricola è stato sbagliato, perché non è stato partecipato. Perché se si convincevano i cittadini di via Giulia Agricola che il PUP di Giulia Agricola era un'opportunità, a quest'ora avevamo finito, avevamo fatto due asili nido, una scuola, eccetera eccetera. Invece sono subentrati degli interessi personali di qualcuno che aveva qualche parcheggio che non faceva più affitto. E perciò lo sbaglio del Partito Democratico nella scorsa consigliatura è stato che non ha fatto delle belle assemblee, delle belle riunioni, delle belle nei sottoscala tutti i giorni. Vi interessa? Certo che l'avremmo già finito. E la stessa cosa è stata questa. Io ho partecipato a qualche commissione. Gli operatori di sindacato guardavano con gli occhi stupiti di quello che si diceva in questa commissione, perché uno non si rende conto che cosa significa avere un'operatività, un negozio che manda avanti questa cosa. Cioè, dobbiamo fare un intervento complessivo e ragionato. Perché guardare tutte le categorie dell'argomento, viabilità, commercio, legalità, eccetera, eccetera. Perciò la mia preoccupazione, che probabilmente passerà pure perché ci avete i numeri in aula, però non si risolverà niente. Perciò io, come ripeto, mi fa piacere che questo argomento si possa risolvere, però è un altro... sicuramente bolla di sapone. Grazie. Altri interventi? Lei è l'ultimo, se non ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, allora consigliera Tripputi. Ricordo che possono esserci alla fine la giunta e il relatore. Grazie Presidente. Allora voglio intanto chiarire un concetto.
i figli che non hanno fame? Io non so il consigliere che mi ha preceduto dove sta vivendo. Io so di tanti figli che vanno a lavorare all'estero proprio perché si fa la fame. Figli che fanno i master. Evidentemente si sta in un contesto dove si ha una vita piuttosto agiata. Forse si dimentica che in questi ultimi anni si sono persi tanti posti di lavoro. Forse si è perso di vista che i figli non trovano lavoro. Tanto per puntualizzare, Puppo e Giulio Agricola? Lo vado a dire alle persone che abitano a Viale Giulio Agricola, che si sono trovati il palazzo diviso dall'altro, cioè praticamente separato, che hanno i pavimenti spaccati? Lo vado a dire a loro se si poteva fare. Io penso se facevate una compartecipazione ve mangiavano vivi. A parte questo, stavamo parlando del... ho sentito durante gli interventi che noi ci siamo prodigati a portare avanti questo tema delle bancarelle per spot elettorale. Allora, intanto premetto che noi ce l'avevamo nel nostro programma, proprio perché noi abbiamo ascoltato la gente, noi viviamo questo territorio e la Tuscolana è un problema da più di 30 anni, quindi voglio dire spot elettorale, io lo rispedisco al mittente che molto spesso lo usa ma poi lascia gli atti nel cassetto a dormire. Ho sentito parlare anche perché non abbiamo pensato di collocare le bancarelle davanti al municipio. Allora, io non so chi dei membri della commissione si ricorda o comunque era presente, è stato trattato anche questo in commissione e gli stessi vigili ci hanno detto no. La fretta di chiudere così in 4:48, ma quale fretta? Ma sono passati 30 anni, ancora parliamo di fretta. Abbiamo cominciato noi, da quando ci siamo insediati, noi abbiamo cominciato questo percorso da un anno e mezzo, quindi mi pare che tanta fretta non c'è stata. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare politicamente, ok? Quindi tutta questa fretta, ma vabbè. Che cosa è cambiato? Io quello che stasera spesso mi domando, mi sono domandata, che cosa è cambiato? Cioè per anni, io ricordo da cittadina che si parlava, ah forse quest'anno lo facciamo, ah forse quest'anno sicuramente si provvederà a spostare le bancarelle. Sì, no, beh quest'anno questa è la volta buona. Sono passati 30 anni. Ma ci stiamo a prendere in giro, state prendendo in giro la gente, ma non è possibile, cioè io sentire dire addirittura di atti che sono portati avanti, che ne hanno discusso magari in commissione chissà come, perché secondo me neanche c'è stata una vera e propria compartecipazione, poi questi atti, puff, sono scomparsi. Io invece volevo riagganciarmi a un intervento che è stato fatto da un consigliere che mi è piaciuto, quando a un certo punto ha parlato delle varie categorie esistenti sul nostro territorio, perché era in effetti un intervento che mi ero già preparata io, proprio perché questa sera si è parlato di tutto, si è parlato delle mamme coi passeggini, si è parlato degli ambulanti, si è parlato anche dei diversamente abili, non si è parlato dei commercianti e se ne è parlato poco. I commercianti sono veramente stanchi e quando si parla di tasse, perché tante volte ho sentito pure che non è vero che gli ambulanti non rispettano certe normative, che addirittura i commercianti non si lamentano, invece non è così perché i commercianti sono imbufaliti. Ecco, io vorrei rammentare una cosa.
con la delibera Coglia si dovevano rispettare delle normative, delle norme che non sono state rispettate. Parliamo dei generatori di corrente? Io ancora li vedo sul territorio. E proprio ieri, entrando in un negozio, dentro il negozio c'era la puzza di carburante. Ecco, questi commercianti tutte le sere si respirano questo. Parliamo dei cittadini, cittadini ai piani inferiori, ai primi piani. Pensate durante l'estate. E poi mi venite a dire che fretta c'è? Io credo che invece un buon amministratore deve svolgere le sue funzioni come un vero padre di famiglia. Il padre di famiglia guarda tutto ciò che c'ha davanti e cerca di tutelare e proteggere tutti i propri figli. Quindi sul nostro territorio noi abbiamo tutte queste realtà e noi abbiamo il dovere di tutelarle e di proteggerle. Che siano ambulanti, che siano commercianti, che siano diversamente abili, che siano i normodotati, che siano le mamme coi passeggini e i vecchietti, tutti. Allora, tutta la cittadinanza ci chiede questo e noi abbiamo avuto il coraggio, io ne sono orgogliosa perché noi abbiamo avuto il coraggio di sforare questo muro di gomma. Grazie. Non si può applaudire, ve lo ricordo ancora una volta. Allora, a meno che non voglia intervenire un assessore o la giunta, no, se non c'è bisogno, allora dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo direttamente al voto. Allora, andiamo al voto. Non ho visto mani, ho perso qualcosa? No. Allora, favorevoli. Contrari. Astenuti. No, il PD non partecipa. Benissimo. Adesso mi danno il totale. Intanto informo che l'atto è passato con 13 voti favorevoli, io avevo visto un contrario. Ma qui leggo un astenuto e un contrario. È il contrario. Va bene, un contrario. C'è, guarda. Sì, leggete qua se non poi vi sbagliate. È un contrario. Sì, un contrario. Non ti preoccupare. Un contrario e nessun astenuto. Un astenuto pure? Ok, non hanno partecipato al voto i consiglieri Steritano e Ciancio pur essendo in aula. Allora è arrivato il momento di votare anche l'immediata esecutività. Chiedo scusa, ma vorrei richiedere un controllo dei voti perché non mi risulta. Esatto, 14 favorevoli. Sì, 14. Lui sì. No, lui si è astenuto. Ah, non ha partecipato? Possiamo chiarire il voto, il numero dei voti? Veramente, cioè, chiariamo il voto perché grazie. Non si capisce. Ripetiamolo per correttezza. No, la Vitrotti non c'era, quindi sì, ripetiamo un attimo. Favorevoli? No, non c'era. La foto si può fare perché tanto c'è il video che fermo immagine. Contrari?
Contrari, Presidente, ce n'era uno, giusto? Perfetto. Presidente, scusi, io sempre il signore che fotografa. No, allora, io lo ripeto, l'ho già detto altre volte, è stato concesso mille volte, perché dall'altra parte con un fermo immagine, un'immagine si può prendere anche da Facebook, dal video. L'abbiamo fatto altre volte, per altre persone, per altri consiglieri, l'immagine la posso consentire. Quello che non posso consentire è chiaramente una registrazione che non riprenda in tutta l'aula. Allora, no, l'abbiamo, allora, scusate, vedo veramente, ci sono 14 favorevoli, c'è un contrario, quanti astenuti? Nessuno. Perfetto, non partecipano al voto i consiglieri Ciancio, Stelitano e Carlone. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima? Non hanno partecipato? Beh, stavolta non ha partecipato neanche Vitrotto e Biondo. Sì, 5 non partecipano al voto. Allora, adesso vi vorrei chiedere, visto che siamo arrivati all'orario che era stato definito per la chiusura, se intendiamo andare avanti oppure se vogliamo interrompere qui e posporre ad un prossimo consiglio. Ditemi. Allora, bisogna votare. Bisogna votare. Ci fa un riepilogo. Allora, mi sembra di capire che stiano uscendo delle persone, quindi non saranno partecipi in ogni caso. I rimanenti dovranno votare se dobbiamo interrompere il consiglio o se dobbiamo continuare fino a chiusura dei lavori. Io lascerei parlare i capigruppo e no, se ci sono, non ci sono per... vabbè, c'è il vice, quindi si può fare. Lascerei parlare i capigruppo per... Presidente, per me diciamo, possiamo rimanere perché comunque sono atti di espressione di parere, quindi... Va bene. Voi che dite? Preferite rimanere o rimandare il consiglio ad un altro, finire il consiglio a un'altra data? Dovete posso... Ma io ascolto tutti, poi... Assolutamente. Va bene, allora andiamo avanti. Sì, nominiamo però un altro scrutatore perché sta uscendo il consigliere Ciancio. Sì, infatti sto nominando un altro scrutatore che sarà il consigliere Giuliano. Quindi fino a esaurimento orario, quanto vuole? Ma io direi cerchiamo di andare avanti il più possibile, poi magari facciamo il punto tra un'ora. Allora, andiamo avanti con il prossimo. Non è un dibattito, Sì, abbiamo la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 sulla proposta numero 120 del 2017, regolamento sull'esercizio del controllo analogo. Lascio la parola a un relatore. Consigliere Pompei. Sì, consigliere. Posso parlare? Allora, grazie Presidente della parola. Allora, la prima domanda, cercherò di essere estremamente breve leggendo due piccole note. Il controllo analogo è quel controllo che dovrebbe essere esercitato sulle società partecipate da parte del Comune, che non è un controllo di matrice civilistica assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì un controllo di tipo amministrativo paragonabile a un controllo di tipo gerarchico. Infatti la società in house, lungi da essere qualificabile nella sostanza come un ente di diritto privato, è in realtà, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, assimilabile ad un ente pubblico. Dunque i rapporti con l'ente pubblico non possono che essere qualificabili
qualificabili che come rapporti civilistici, come appena evidenziato, risolvendosi quindi il controllo analogo come un controllo anche di tipo amministrativo e in specifico un controllo di tipo gerarchico. Questo è stato... Era stata manifestata, è stata più volte evidenziata la necessità di una regolamentazione di questo controllo ed è stato approntato dallo specifico assessorato comunale un regolamento. Regolamento che noi abbiamo esaminato in commissione e tutto sommato non l'abbiamo trovato. Ovviamente la materia è talmente ampia che diciamo così che anche dati tempi ristretti il controllo è stato estremamente sintetico. L'unica cosa che ci è parso di dover rilevare nell'ambito della commissione è che questo controllo non prevedeva troppi attori, troppi responsabili. Infatti abbiamo soltanto abbiamo formulato una nota e abbiamo votato favorevolmente una nota che adesso leggo. Il controllo, la nota... Scusate, il consiglio sta continuando, potete fare meno rumore, grazie. La nota recita testualmente: il controllo analogo è esercitato in modo integrato da più strutture dell'ente territoriale e sarà necessario dare mandato alla Giunta Capitolina, cosa peraltro già prevista, affinché con il successivo provvedimento di organizzazione vengano stabilite le modalità organizzative del citato controllo e attribuite le funzioni a ciascuna struttura per quanto di rispettiva competenza. Osservavamo su questo particolare aspetto che sarebbe opportuno come primo punto, di individuare una figura o carica amministrativa responsabile nei confronti degli organi di governo politico del Comune dell'efficace ed efficiente svolgimento del controllo analogo, nonché della tempestiva e completa informativa delle criticità emerse, corredando dell'indicazione degli interventi correttivi o sanzionatori necessari o auspicabili. Cioè era previsto nella normativa che il controllo era esercitato da più strutture capitoline, indichiamo, ci permettiamo di suggerire la necessità di individuare una struttura responsabile in prima battuta. Secondo punto, sarebbe opportuno a nostro avviso che in questa delibera di giunta, nel provvedimento di giunta che organizzerà poi il controllo, prevedere una interlocuzione e il coinvolgimento dei municipi eventualmente interessati in caso di questioni di specifica competenza territoriale. Tutto qui. Questo è quello che abbiamo proposto e quindi è questo quello che sottoponiamo alla valutazione. Grazie. Finito. Ci sono interventi? Benissimo, se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Neanche dichiarazioni di voto, andrei alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Benissimo, sono 13 favorevoli e basta, gli altri non ci sono. Andiamo al prossimo punto all'ordine dei lavori di oggi. La proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, iniziativa dei consiglieri De Priamo e altri, concernente revisione dello Statuto di Roma Capitale, introduzione del riconoscimento del diritto all'alimentazione. Consigliere Pompei, immagino sia lei, sì. Allora, in commissione ci siamo astenuti per meglio valutare la questione. In realtà trattasi di inserimento di un comma in articolo 2 che sono norme programmatiche dello statuto. Le norme programmatiche, come sapete bene, non è che siano norme cogenti e immediatamente esecutive, ma comunque rivestono una certa importanza. Ci siamo astenuti perché in quella sede, perché in realtà ci pareva l'intendimento buono e condivisibile, però purtroppo formulato in maniera così ampia, così dettagliata, che a un certo punto ci troviamo di fronte a un comma che era lungo quasi
tutto il restante articolo, quindi in effetti mal strutturato, e poi con riferimento a una serie di principi e di iniziative concrete, tipo quello dell'orto botanico nelle scuole, che a un certo punto andrebbero visti estremamente dettagliati. Quindi meglio riflettuta ancora ulteriormente anche dopo la commissione, e purtroppo è che non è possibile, non ci è possibile esprimere un parere positivo, cioè condividiamo il principio e l'intendimento, ma esprimere un parere positivo anche su una norma programmatica però così formulata non c'è possibile, ecco, non c'è parso possibile, per cui in questa sede esprimeremo un parere negativo. Tutto qui. Sì, infatti io questo volevo dire, sulla delibera non c'è parere perché la commissione si è astenuta, immagino, quindi va votato il parere. Quanti vogliono parere negativo? Chi vuole parere negativo? Vediamo se ci sono gli scrutatori, è vero, non c'è Giuliano. Allora, gli scrutatori, al posto di Giuliano ci sarà il consigliere Rinaldi. Allora, per un parere negativo chi vota? Quindi all'unanimità abbiamo una delibera che esprime parere negativo. Chi è favorevole alla delibera con parere negativo? Bene. Parere negativo. E tutti favorevoli col parere negativo. Con un altro scrutatore. Gli scrutatori non li cambiamo più. Allora, proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 sulla proposta per l'approvazione del regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B, C. Abbiamo un relatore? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. In data 15 dicembre scorso la commissione competente, quindi la commissione mobilità, trasporti e ambiente, la commissione terza di questo municipio, si è trovata a discutere ed approfondire le tematiche relative al nuovo regolamento sottopostoci dalla giunta capitolina. In tale occasione il nuovo regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B e C ha ottenuto un parere favorevole. Ci sono interventi? No. Dichiarazioni di voto? No. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, 13 voti favorevoli e 2 astenuti, giusto? Sì, confermo. Benissimo, siamo... Ma quell'altro? Gliel'ha dati? Abbiamo finito comunque. Allora, siamo alla proposta di... è l'ultimo atto di oggi. La proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Ariano, Candigliota, De Chiara, La Zazzera, Lazzari, Gunnella e Tosatti, avente ad oggetto campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAE. Sì, un relatore. Consigliera De Chiara. Cercherò di essere più breve possibile, visto che siamo tutti esausti. Allora, con questa proposta di risoluzione invitiamo a prevedere una campagna che renda ulteriormente nota ai cittadini il corretto trattamento dei rifiuti denominati RAE, come appunto previsto dalle normative vigenti. A tal proposito, le apparecchiature elettroniche ed elettriche, oltre a poterle conferire presso i centri di raccolta previsti dell'AMA, con il decreto ministeriale numero 65 del 2010, che ha introdotto il cosiddetto principio uno contro uno, il venditore di tali prodotti è obbligato al ritiro gratuito dell'apparecchio, quello appunto dismesso, a fronte di un nuovo acquisto equivalente.
Inoltre nel 2016 c'è stato un ulteriore decreto ministeriale, il numero 121, dove è stato introdotto il cosiddetto 1 contro 0, tramite il quale appunto si obbliga i punti vendita della grande distribuzione al ritiro gratuito del RAE di piccole dimensioni, inferiori diciamo al 25 centimetri, tipo il telefonino e via dicendo. Sono obbligati al ritiro dei distributori, cioè vengono obbligati i distributori con, che hanno una superficie di vendita superiore, cioè non superiore ai 400 metri quadri, mentre per il piccolo dettaglio non è previsto l'obbligo. Lo stesso dicasi per la distribuzione online. Dunque, i RAE diciamo che rappresentano nello stesso tempo una fonte di inquinamento, perché alcune categorie contengono materiali altamente nocivi sia per l'ambiente che per la salute dell'uomo, e nello stesso tempo anche una risorsa di materiali utili di vario tipo ad esempio metalli ferrosi e non, metalli preziosi, vetro, eccetera, che comunque se vengono opportunatamente trattati possono dare vita ad altri oggetti e rientrare quindi anche nel ciclo economico. Quindi diciamo che per perseguire determinati obiettivi come una gestione corretta del RAE e quindi anche una riduzione dell'impatto ambientale, visto che rappresenta comunque una categoria di rifiuti che va ad aumentare sempre di più, riteniamo necessario divulgare ulteriormente ai cittadini strumenti messi a disposizione. A tal fine risolve di impegnare la Presidente e la Giunta ad attivarsi presso la Sindaca e la Giunta Capitolina per promuovere intese tra Roma Capitale, AMA SPA e tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di avviare un piano comunicativo dettagliato che preveda una specifica campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Proporre il municipio settimo quale ente di prossimità disponibile ad ospitare l'eventuale progetto pilota elaborato nell'ambito delle sinergie che dovessero svilupparsi con riguardo alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ho terminato, sono stato più breve possibile. Benissimo. Grazie. Venti? Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Votazione. Favorevoli. Monica, no, da sta parte le foto. Devi andare di là. Eh no, devi andare di là. Io devo essere super pazza. Come cazzo. Allora, 15 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi viene approvato. Questo tour de force. Alle ore 18:11. Ore 18:11 finito, eh? Ok?